Buongiorno, Sir Claude. Buongiorno, Edgerson. Puntuale come sempre. Mi dispiace di averla fatta venire a Londra, ma lei sa che mia moglie non vorrebbe che altri le andasse incontro a Norton, tranne lei. E non potevo mandare Colby. Non così deve avvenire il loro primo incontro, il ritorno di Lady Elizabeth dalla Svizzera, vero? È impossibile davvero, Sir Claude. Una situazione delicatissima, il primo incontro di Lady Elizabeth col signor Simpkins. Già. Anzi, sono stato lieto del pretesto per venire a Londra. Mm-hmm. Ho passato la mattinata facendo acquisti. Sì. Utensili da giardino. Ah, quante cose occorrono per un giardino. Poi ho trovato della stoffa per accompagnare un campione della mia signora di cui aveva bisogno. Così anche lei sarà contenta. Sì. Poi ho fatto colazione all'Emporio. Un'ottima colazione e a buon mercato per questi tempi. Ma dov'è il signor Simpkins? Verrà qui? Sì, ho dovuto rimandarlo questa mattina nella City, ma io spero che sarà di ritorno prima che lei vada via. Come se la cava? Ah, magnificamente, ne sono certo, dato che non ho saputo più nulla dopo l'ultima mia venuta. Naturalmente, Eggerson, lei è insostituibile. Ah, non deve dire questo, Sir Claude. Il signor Simpkins è assai più qualificato di me per essere il suo segretario particolare. E poi stava già trovando rapidamente la propria strada durante il periodo che lavorammo insieme. E non gli manca altro che la sicurezza. E l'esperienza, Eggerson, è l'esperienza. Ma sono contento che si stia abituando. Io penso che questo lavoro incominci a interessarlo moltissimo. E sta guarendo dalla sua delusione? Naturalmente non gliel'ho mai parlato. E non so che quello che lei mi ha detto. La sua musica? Già. Sì, sì, credo di sì. Io conosco i suoi sentimenti, li capisco. Somiglia a me, Eggerson. La stessa delusione in un modo diverso. Egli non potrà mai dimenticare che la sua grande aspirazione era quella di diventare un organista. Come io, del resto, non potrò mai dimenticare che la mia grande aspirazione sarebbe stata quella di... Beh, non ne parliamo. Ecco, vede, la cosa principale era quella di potergli trovare un lavoro che potesse fare, e fare bene. E io credo di averglielo trovato, così come del resto l'ho trovato per me. Oh, gli parlerò di me stesso. Finora però io l'ho lasciato vivere a modo suo. Pensavo che si sarebbe adattato più rapidamente a questa nuova esistenza se si partiva da una base, come dire, puramente di affari. Senza dubbio il miglior partito, finché abita con sua zia a Teddington. E l'appartamento sulle Scuderie? Fra quanto tempo sarà pronto per lui? Ah, devono ancora dipingerlo, poi devono ammobiliarlo. Io sto cercandogli un pianoforte
veramente buono. Un pianoforte? Ah sì, certo. Si sentirà a suo agio con un pianoforte. Lei pensa proprio a tutto. Ma se mi permette un consiglio, vasi di fiori sui davanzali. Come? Sì, dimostrò tanto interesse al mio giardino che credo che dovrebbe avere dei vasi di fiori sui davanzali. Un giorno desidererà un suo giardino. Senta, Eggerson, dato che noi abbiamo un po' di tempo prima che lei vada a Norton, pensiamo un po' a quello che lei potrebbe dire a Lady Elizabeth a proposito di Colby durante il ritorno dall'aeroporto. Io credo che bisognerebbe informarla della persona che troverà qui al suo ritorno, non le pare? Come desidera che io tocchi l'argomento. Beh, naturalmente Lady Elizabeth è al corrente della sua decisione di abbandonare il posto perché avevamo già scambiato qualche idea in proposito, cioè sulla necessità di sostituirla, Eggerson, ma lei sa che mia moglie la considera come uno di casa, è vero? Questo è un gran complimento. No, è meritato. No, è molto meritato. Piuttosto scomodo, però, quando si tratta di trovare una sostituzione. Riesce molto difficile sostituirla, Eggerson. Vede, Lady Elizabeth crede di dover aver parte nella scelta ed è convinta, proprio lei, figuriamoci, di saper giudicare le persone molto meglio di me. Non deve dir questo, Sir Claude. Però, se si mostrasse contrariata perché io ho assunto qualcuno in sua assenza, lei deve dire, Eggerson, di essere stato costretto ad abbandonare il posto per ordine del medico. Si è sempre preoccupata molto della sua salute e certo la capirà. E quanto a Colby, le dica che il signor Simpkins mi è stato molto raccomandato, che io ho dovuto prendere una decisione immediata e che aveva già un'offerta molto allettante, e che, insomma, qualche cosa di simile, ecco. Però non insista troppo. Io ho molta speranza che le riesca subito simpatico. In questo caso sono certo che finirà per credere di averlo scelto proprio lei. Ah! Mi raccomando, non dimentichi di dirle che è molto appassionato per la musica. Vedrà che lo condurrà ai concerti. Me ne ricorderò. Ma c'è una cosa che io vorrei sapere, se sì. A lei non dispiace. No. Come penserebbe di spiegare il signor Simpkins, di regolarizzarne la sua posizione in questa casa? Lei mi ha detto che questa era la sua intenzione. Beh, quando, o meglio, se ne rivelerò l'identità. Tutto dipende dall'impressione che farà la Lady Elizabeth. Ma per ora saprà soltanto che lei, Eggerson, si ritira definitivamente e che ha un giovane successore, un certo Colby Simpkins. Un signor Simpkins sì. E nient'altro? Sì, nient'altro. Naturalmente le ragioni per averlo iniziato al lavoro durante l'assenza di mia moglie sono già abbastanza chiare. Ma oltre questo, vede, Eggerson, io non le ho ancora comunicato i miei progetti, i miei programmi. Dunque, il perché io non ho mai parlato di Colby a Lady Elizabeth, il motivo per cui oggi io glielo presento semplicemente col nome di Simpkins è che lei ha sempre avuto un forte istinto materno, istinto che è sempre stato represso. Senza dubbio è stato un dolore per entrambi non aver mai avuto figli. Lo so, non più grande del suo però, Eggerson, e di quello di sua moglie, di aver avuto un figlio disperso in guerra, la cui tomba è ancora sconosciuta, vero? E lei pensa che Lady Elizabeth sarebbe trascinata a ricordare il figlio che anche lei ha perduto? Beh, in modo diverso sì, si potrebbe addirittura definirlo introvabile, giacché il padre è morto e non vi è più possibilità di rintracciarlo. Sì, io ho pensato molto al suo bambino perduto. Vede, in queste circostanze ella potrebbe provare, non so, una specie di gelosia. Io ho già detto tutto questo a Colby. Capisco ciò che intende. L'importante è che le riesca subito simpatico. E poi io non dispero che ella desideri che noi lo adottiamo. Sì, davvero, adottarlo. Questa sarebbe una soluzione. Sì, proprio ideale. Oh, sono contento che lei sia d'accordo con me, Eggerson. Sono proprio contento. Il suo appoggio mi sarà molto, molto d'aiuto. Ma sarò felice di raccomandarlo. Lei lo sa che Lady Elizabeth considera molto il suo giudizio, eh? Temo che lei valuti troppo la mia influenza. Per esempio, non sono mai riuscito a farle piacere la signorina Angel. Diventa distratta ogni volta che gliela nomino.
Sì, ma però di Lucasta, voglio dire della signorina Angel, sapeva già fin da principio, e questa naturalmente era già una difficoltà, ma ve ne sono poi altre, intendiamoci. Boh, innanzitutto sono donne. È vero. E poi non credo che si preoccupi molto della signorina Angel. No, non la vede, ecco tutto. D'altra parte mi pare che la signorina Angel debba sposarsi tra poco. Ah, no? Così spero, una soluzione soddisfacente sarebbe. Ma mi dica, la prego, se si giunge al punto che Lady Elizabeth desideri adottarlo, mirabile soluzione, che accadrà? Lei intende far sapere a Lady Elizabeth che in realtà il padre è lei? E qui, Eggerson, io brancolo nel buio, perché io non riesco a immaginare quale reazione potrebbe provocare in mia moglie questa notizia. Vede, io non conosco molte cose di mia moglie. Vi sono molte cose che si ignorano nei confronti degli altri, naturalmente. Sta di fatto che io ignoro molte cose anche di lei, Eggerson, per quanto noi abbiamo lavorato insieme per quasi 30 anni, vero? Vabbè, per quasi 31. Ma ora che lei lo dice, devo ammettere che vi sono molte cose che non capisco in mia moglie. E altrettante ne ignora sua moglie di lei? E altrettante ne ignora lei di me? Però, di questo non ne sono molto convinto, Vede, la mia norma è quella di tenere presente che io non comprendo nessuno, ma d'altra parte non essere mai sicuro che gli altri non capiscano me molto meglio di quanto io vorrei. Allora deve intendere che non è sicuro di comprendere neppure il signor Simpkins? Ecco, l'avvertimento giunge a proposito, può darsi che lei me lo debba ripetere. Ma a proposito, Colmi dovrebbe già essere qui, a quest'ora. E quando sarà arrivato, però, io me ne andrò. Però quando sarà di ritorno con Lady Elizabeth, lei Eggerson, allora io sarò pronto a presentarlo. Oh, Colby! Vengo qui a Eggerson, che tu ormai dovevi essere di ritorno. È stata una buona mattinata? Ho trovato quanto le occorreva, Sir Claude. Buongiorno, signor Eggerson. Buongiorno. Temevo se ne fosse già andato. No, partirò fra mezz'ora. Ora io vi lascio, però quando Lady Elizabeth sarà di ritorno vi raggiungerò, Sono lieto che non debba andarsene immediatamente. Questo incontro mi rende un po' nervoso. Sì, lei mi ha parlato molto poco di Lady Elizabeth e lo stesso Sir Claude non mi ha detto molto, quindi non ho idea di come debba regolarmi. E Regan mi ha detto alcune cose di Lady Elizabeth, ma piuttosto allarmanti. Il signor Regan è prevenuto. Non è mai andato molto d'accordo con Lady Elizabeth. Non gli dia ascolto. Capisce Sir Claude? E gli è sempre stato riconoscente, come è giusto. E Sir Claude, che lo ha scoperto, gli ha dato la prima spinta e lui ha saputo approfittarne, questo posso dire. E diventerà una potenza nella City e ha un cuor d'oro. Soltanto è un diamante piuttosto grezzo, maniere molto disinvolte, libere, e Lady Elizabeth non lo ha mai preso in simpatia. Ma per lei, signor Simpkins, le cose sono molto diverse. Ah, non vedo perché dovrebbero essere tanto diverse. Mi piace B. Regan, l'ho trovato di grande aiuto e di grandissima compagnia fuori delle ore di ufficio. Oh, sì, sì, il signor Regan è di ottima compagnia. Mi fa ridere qualche volta e io non rido facilmente. Ah, sì, è un vero umorista. In effetti mia moglie mi dice qualche volta: Eggerson, perché non mi fai ridere come mi faceva ridere B. Regan? E l'ho visto una volta sola, Ma sa, non erano trascorsi 10 minuti che già la chiamava Muriel. Era inorridito. Lei invece ne rimase felicissima, perché si chiama veramente Muriel. E lui sa fare con le signore. Ma con Lady Elizabeth non ebbe molta fortuna. Una volta lo qualificò di poco distinto. Ma per lei, come ho detto al signor Simpkins, le cose sono molto diverse. E poi Lady Elizabeth è molto amante della musica. Grazie dell'avvertimento. Così, se non ne rincresce, io accennerò subito al fatto che lei è un musicista. E io starò in guardia. La sua musica sarà certamente una grande raccomandazione per Lady Elizabeth. Ecco una cosa che io le invidio. Sa, ho sempre preso parte al nostro coro di dilettanti, a quello delle funzioni natalizie. Sì, ma mi piacerebbe tanto essere un musicista. Egualmente, però, io non mi sento preparato ad incontrarla. Entra B. Regan! Ciao, Colby! Ciao, Regan! Sono contento di trovarla qui, è una fortuna per Colby. In che modo, signor Regan?
Perché Lucasta è con me. La solita catastrofe, è venuta a prendere un po' di fondi nel salvadanaio e di nuovo in bancarotta. E così ho pensato fosse meglio accompagnarla su e precederla per addolcire il colpo a Colby. Ma dato che lei è qui, Egg, godrò la partita dai margini del campo. Eggy! Ho perso il posto! Di nuovo, signorina Angel? Sì, di nuovo. E se l'è meritato quella gente? Sarà arrivato in ufficio, suppongo, persistentemente in ritardo. Ma si sbaglia, Eggy, è stata una vera ingiustizia. Per 2 mesi avevo continuato ad archiviare quelle carte che non servivano a nessuno, almeno fino a ieri. E poi unicamente per mia disgrazia il principale ha voluto davvero una lettera e io non ho saputo trovarla. E allora si è fatto sospettoso e ha domandato altre cose che giurerei proprio non gli servivano, soltanto per creare dei guai. E io non sono riuscita a trovarle. Ma saranno tutte archiviate da qualche parte, ne sono certa. Dunque, perché agitarsi tanto? Ma chi è questo giovanotto, Eggy? È Colby Simpkins? Presentatemelo l'uno o l'altro di voi. Il signor Simpkins, la signorina Angel. Come lei sa, signorina, il signor Simpkins ha assunto i miei compiti. E lo sa che io sono uno dei suoi compiti? Lo ha preparato a prendere me sotto tutela. Lo sapeva, Colby. Io sono Lucasta. Soltanto Eggy mi chiama signorina Angel per irritarmi, ma non è d'accordo con me che Lucasta mi si addice di più. Le si addicono senz'altro tutte e due. Ecco, messa di nuovo al mio posto, ma io me la sono cercata, suppongo. Ecco che cosa capita quando si ha la maledizione di un nome come Angel. Penso di cambiarlo. Ma Colby, lo sa che io sono una delle sue responsabilità? No, temo di non saperlo. Non deve mostrarsi debole con lei, signor Simpkins. Io non l'ho mai fatto. Dico sempre che se si dà una penna alla signorina Angel, si prende tutta l'ala. L'ala dell'angelo, su, Eggy. Non gli badi, Colby. Colby, lei è sposato? No, non sono sposato. Ah, allora non mi dispiace di mostrarmi con lei in pubblico. Può condurmi fuori a colazione. E sa, una povera ragazza come me ha spesso molta fame, vivendo del suo stipendio, è obbligata a cuocersi una salsiccia sul fornelletto a gas. Non creda una parola di ciò che dice. Il signor Simpkins crederà tutto ciò che dico, caro signor Eggerson. E so anche che sarà carino con me, quando lei se ne sarà andato. Perché non lo lascia parlare? Eggy, a dire il vero, è pieno di comprensione. Ma è terrorizzato dalla signora Eggerson. Ecco perché non mi ha mai invitata fuori a colazione. Escludiamo la signora Eggerson dalla conversazione, signorina Angel. Dice sempre così, Colby, quando nomino la signora Eggerson. Non manca mai di inalberarsi. Abby, che cosa hai detto di me a Colby? È inutile parlare di te con qualcuno. Nessuno può credere alla tua esistenza finché non ti abbia conosciuta. Colby sta ancora barcollando. Farà parte delle mie responsabilità, quale tuo fidanzato, di proteggere Colby da te. Ma prima affrontiamo la crisi finanziaria. Sì. Eggy, vuole rivelare la triste notizia a Claude? Intanto dovrà scucire i portafogli per me. Sto morendo di fame. Gli ho appena offerto una colazione. Il problema con Lucasta è come nutrirla fra un pasto e l'altro. Bi, sei un bruto. Io ho pochissimo appetito. Il problema è che non ho mai un soldo. Gli hanno dato lo stipendio ad una settimana per liquidazione. Bi, ricordati che sei il mio fidanzato soltanto in prova. Posso avere un po' di denaro, Eggy? Non sono più in carica. E questo compito non è stato devoluto al signor Simpkins. Sir Claude ormai intende trattare queste faccende da sé. Ecco, dovrà rivolgersi a Sir Claude. Ma gliene parlerò io appena sarò di ritorno da Norto. Va incontro a Lizzy? Vado a Norto, l'incontro a Lady Elizabeth. Bene, io non intendo di essere in scena quando arriva lei. E io non intendo lasciarti con Colby, ne ha avuto abbastanza per oggi. Accetta il mio consiglio, Colby. Non concedere a Lucasta il minimo vantaggio, altrimenti lo sfrutterà. Bisogna essere duri con lei, è forte come l'acciaio. Adesso te la tolgo dai piedi, ti mostrerò come si fa. Vieni, Lucasta, ti concedo festa completa e ti accompagno a prendere il tè. Ah, io muoio dalla voglia di prendere il tè. La tensione di questa crisi mi ha veramente distrutta. Ah, Colby, un'altra volta le telefonerò e le permetterò di invitarmi fuori a colazione. Non te la prendere, Colby, ti ci abituerai. Signor Eggerson. Sì, signor Simpkins. Lei mi sembra sano di mente e credo di esserlo anch'io. Non ho alcun dubbio su nessuno di noi due, assolutamente. E B. Reagan mi è sempre sembrato sano di mente. Lo chiamerei il ritratto stesso dell'equilibrio mentale. Ma lei non mi aveva mai parlato della signorina Angel. Che mi dice di lei? Oh, la signorina Angel è un po' stravagante.
però a buon cuore. Ma Sir Claude Mulhammer lo chiama Claude anche di fronte a tutti. Lo fa effettivamente. Mi chiama Lady Elizabeth Lizzy? Non in sua presenza, almeno che l'abbia udita io. No, non credo che lo farebbe. Ma qualche volta la chiama Lizzy davanti a Sir Claude. E sa una cosa? Ho idea che questo lo diverta. Ah, bene. Forse mi divertirò anch'io. Ma mi ha fatto girare la testa davvero, sa, tutti quei nomi di battesimo all'improvviso. Io non ci sono abituato. Ci si abituerà. Mi chiamerà Edgar senza nemmeno rendersene conto. Ah, non mi stupirei. La sua è un'influenza assolutamente spaventevole. Ma mi parli di Luca, della signorina Angel. Qual è il suo rapporto con questa famiglia? Ebbene, una specie di rapporto fiduciario. No, no, temo che questo non sia il termine esatto. Non ha denaro di suo, come immagino lei abbia già capito. Credo che suo padre fosse amico di Sir Claude, il quale la prese sotto la sua tutela. Ad ogni modo, si comportò come un padre. Ah, un uomo molto generoso, Sir Claude. Ad ogni modo, la signorina rappresenta un poco una spina nella sua vita. Sir Claude le passa un mensile più che sufficiente, ma lei è sempre indebitata lo stesso. Ma non deve preoccuparsi per lei, signor Simpkins. Sposerà il signor Regan alla fine. È uno di quegli uomini che raggiungono sempre il loro scopo. E credo che riuscirà a dominarla, ammesso che qualcuno sia in grado di farlo. Ma la signorina può provocare qualche incidente increscioso? No. Se non la incoraggi in qualche modo. Io non l'ho mai incoraggiata. Ma lei ha la signora Eggerson. Ah, sì. Mia moglie è una grande protezione per me. E ho il mio giardino per proteggermi da mia moglie. Certo, io non ho mai conosciuto nessuno che assomigliasse alla signorina Angel. No, ci si abituerà. Il tempo fa miracoli. Ecco quello che dico sempre. Ma non credo che avrà occasione di vederla spesso. Questa responsabilità non grava sulle sue spalle. Ma per Lady Elizabeth è un'altra faccenda. Almeno suppongo che non sia così insolita come la signorina Angel. Oh sì, signor Simpkins, molto più insolita. Ebbene, è una gran signora, come le ho detto. O meglio, una grande dame, come dicono i francesi. Ecco ciò che Sir Claude ammira in lei. Mi disse una volta in un momento di confidenza: Eggerson, volevo una signora e sono pienamente soddisfatto dell'acquisto. Indubbiamente le relazioni familiari di lei gli sono riuscite utili in qualche cosa. Ma lui non pensava a questo. Non ha una mente interessata, sebbene non gli sfugga nulla. E poi ha un cuore così generoso. È piuttosto socialista. Quanto a me, sono un conservatore convinto. Sì, ma Lady Elizabeth si fa notare anche per altre ragioni, oltre che per essere una signora. Sì, sì, è molto distratta. Voglio sperare però che non soffra di amnesie. Non dico questo. No, non soffre di amnesie perché non si ricorda mai di nulla. Sebbene alle volte gli torni in mente qualche cosa quando meno uno se l'aspetta. Ah sì, dimentica tutto. E le piace viaggiare, soprattutto per ragioni di salute. E quando è all'estero le capita di comprare una casa. E poi riparte e se ne dimentica. Ciò può portare a delle complicazioni e costare moltissimo. Mi sono capitate delle strane avventure. È stato un privilegio davvero insolito dover vedere tanta Europa, quanta ne ho vista io, per districare Lady Elizabeth dalle sue difficoltà. Forse allora non arriverà neppure con questo aeroplano. Può darsi. Alle volte si perde, oppure perdi biglietto, perfino il passaporto. Ma non ci facciamo la testa finché non ce la siamo rotta. Ecco quello che dico sempre. Ah, sono sicuro che le piacerà. È veramente una signora. E quello che più conta è di buon cuore. Sembra che tutti siano di buon cuore. Ma c'è una cosa che io credo seriamente, signor Eggerson. Che lei sia di buon cuore. E sono convinto che riesce sempre a farsi una buona opinione di tutti. Vedrà che mi darà ragione, glielo assicuro. Ecco, è ancora qui, Eggerson, è ora che sa lì, no? Ah, ma stavo andando. Ne ho tutto il tempo. Arriverò all'aeroporto certamente con qualche minuto di anticipo. Ah. E poi c'è la dogana. Il passarla le prenderà sicuramente molto tempo, secondo le mie esperienze passate. Avete questa valigia?
la sua voce! È arrivata, Eggerson! Ma che è successo? È davvero stupefacente. Permetta che le vada incontro. Che cosa dobbiamo fare, Colby? Che atteggiamento dovremmo prendere ora qui? Cosa potremmo fare? Sta arrivando. Allora, mettiamoci la scrivania, Colby. Dobbiamo aver l'aria di occuparci di affari. Vieni, siedi qua. Prendi dei fogli. Ecco, così. Sorpresa, sono arrivata, ecco tutto. No, ma io stavo per venirle incontro a Norton. Molto gentile da parte sua, Eggerson, ma del tutto superfluo. Del resto non sono venuta in aereo, sono scesa alla stazione Vittoria. Intendi dire che hai cambiato il biglietto? Sono andata in un'agenzia, li ho persuasi a cambiarmelo. Ma non capisco la vostra sorpresa. Sapete che sono una viaggiatrice piuttosto esperta. Ah, certo, lo sappiamo perfettamente, Elizabeth. Ma come mai hai cambiato programma? Per via di Mildred Devereux, che faceva la cura con me a Zurigo. Non sopporta l'aereo, e allora abbiamo preso il letto, abbiamo attraversato la Manica. Chi è quel giovanotto? Il suo viso mi è familiare. Quel giovanotto è il successore di Eggerson. Tu lo sai che Eggerson doveva ritirarsi, vero? Sì. Il medico è stato categorico, Lady Elizabeth. Sì, sai, mi è stato molto raccomandato il signor Simpkins. Inoltre aveva avuto un'offerta allettante e quindi abbiamo dovuto prendere una rapida decisione. Capisci che non volevamo disturbarti mentre eri in cura, no? Il signor Simpkins è assai più qualificato di me per fare il segretario particolare, senza contare che è molto sensibile alla musica. Sensibile alla musica? Oh, ma non è il giovane col quale ho parlato un giorno e che ora mi ha mandato Sir Claude? Ma sì che è lui! Mi ricordo di aver detto ha una bella presenza, e io ricordo la presenza delle persone quasi più dei loro visi. Come hai detto che si chiama? Colby Simpkins. 13 lettere di buon auspicio, contrariamente a quello che credono quasi tutti. Naturalmente che è un artista. Pomagrolino. Devo dare lezione sull'arte della salute, signor Colby. Dove abita? Simpkins. Signor Colby Simpkins. Beh, preferisco Colby. Dove sta di casa? Ah, abita fuori Londra. Ma sai che sarebbe molto comodo per me averlo portata di mano? Sai che seccatura era Eggerson, no? Quindi ho pensato di sistemargli l'appartamentino sulle scuderie, sai? Ah, con tutti i colori sbagliati, immagino. Mio marito non capisce l'importanza del colore per la nostra vita spirituale. E mi duole dirlo neanche il signor Eggerson. Che colore avete scelto voi due? Avevamo pensato che un giallo primula fosse... piuttosto allegro, sì. Non è vero? Giallo primolo, me l'aspettavo, no, sarebbe deleterio per il signor Colby, per lui ci vuole un ciclamino chiaro, ci penserò io, non adesso perché sono stanca. In vagone letto è impossibile fare l'ora di siesta, e un'ora di siesta al giorno è essenziale, dice il dottor Redman. Redman? Ma non si chiama Leroux, scusa. No, io ero a Zurigo, in cura presso il dottor Rebel. Il dottor Leroux è a Losanna. Ma tu non dovevi andare a Losanna dal dottor... Sì, appena arrivata a Losanna, chi ti trova se non il Mildred Devereux, che mi dice, vieni a Zurigo con me, c'è un magnifico dottore che insegna il controllo del cervello. Certo. E allora sono andata a Zurigo. E così tu sei andata a Zurigo? Ma io credevo che fosse il dottore di Losanna che insegna il controllo del cervello. No, lui insegna il controllo del pensiero, il controllo del cervello è un'altra cosa, più avanzata. Ma se t'ho scritto tutto, t'ho mandato a dire tutto per posta. Sì, è vero, cara, è vero, mi hai scritto delle cartoline, ma sai che io non riesco a decifrare la tua calligrafia. Mi piace ricevere le tue cartoline così per rendermi conto di dove ti trovi leggendo il timbro postale. Sono molto contenta, Claude, che tu abbia seguito il mio consiglio. Consiglio? Ma quale consiglio, scusa? Di assumere il signor Colby. Ma guarda che mi fai stare in pena, perché questo non è il primo sintomo che noto dell'indebolimento della tua memoria. Io bisogna che ti persuada a seguire una cura completa presso il dottor Redman. No, caro, nel tuo caso ci vuole il dottor Leroux. Ma ricorda quello che ti ho detto prima di partire. Fidati della mia guida per una volta e assumi quel giovane. È vero. Si trattava di Colby. Sì, è vero. Adesso incomincio a ricordarmene, è vero. Io devo aver agito secondo la tua guida, Elizabeth, già. Devo dire, caro Colby, che lei dovrà dividere il suo tempo fra me e mio marito. Domani prenderà il tè con me e le parlerò dei miei comitati. Adesso vado a riposare. Sì, va a riposare, cara, perché io sono in pieno lavoro qui con la signora... Colby? Colby? Eggerson! È andata veramente da sola
a cambiare il biglietto. È una cosa inaudita questa. È davvero stupefacente. Ma se il dottore di Zurigo ha prodotto su di lei questo miracolo, io gli do 10 con lode. Mi dispiace, Eggerson. Io l'ho fatta venire a Londra per nulla. Oh, non per nulla. Non avrei mai voluto perdermi questa scena. E poi, come l'ho detto, ho fatto delle commissioni. Ma ora sarà meglio che me ne vada. Signor Simpkins, se dovesse capitarle qualche cosa e non sapesse come fare, basta che mi telefoni. In effetti mia moglie ha detto, magari ci telefonasse, ha una voce così raffinata. Grazie infinite, lo farò. È rassicurante sapere di avere sempre lei alle spalle se mi trovo nei guai, ma spero proprio di non doverla disturbare spesso. Ah, dimenticavo, mia moglie mi ripete sempre, ma perché non lo inviti a pranzo qualche domenica? E io dico, ma non possiamo farlo venire fino a Joshua Park in questa stagione dell'anno. Ripensiamoci a primavera, quando il giardino sarà davvero una gioia a vedersi. Basta, mi incammino. Arrivederla, Eggers. Buonasera, signor Claude. Buonasera, signor Simpkins. E grazie. Grazie di essere venuto. Ebbene, Colby. Finora io davanti a tutti ti ho chiamato Simpkins come avevamo stabilito. Ma dato che mia moglie insiste nel dire che il tuo vero nome è Colby, vuol dire che io d'ora in poi ti chiamerò Colby davanti a tutti, no? Questo faciliterà le cose per entrambi. Ma sai, il suo arrivo improvviso è stato sconcertante. Come avrei capito, una cosa simile non era mai accaduta. E così l'incontro non si è svolto esattamente come io prevedevo. Tuttavia però tutto è andato per il meglio. Evidentemente gli sei entrato subito in simpatia. Ma ha creduto davvero di avermi già veduto? È impossibile a dirsi, ma il punto è che, essendogli piaciuto, lei vanta già dei diritti su di te. E questo è abbastanza soddisfacente, perché mi permetterà di mettere d'ora in poi le cose su una base, dirò, abbastanza stabile, no? Devo confessare che finora non mi è stato possibile sentirmi molto stabile. E quello che lei ha in mente mi sembra tuttora un costruire la mia vita su un inganno. Ma lei crede davvero che Lady Elizabeth possa mai considerarmi come se fossi suo figlio? Come se tu fossi suo figlio? Ma se arriva a pensare a te come al tipo d'uomo che suo figlio sarebbe stato, per quanto io sia convinto che suo figlio sarebbe stato completamente diverso, se arriva a pensare a te, ripeto, come al tipo d'uomo che suo figlio sarebbe stato, ma agli occhi suoi tu sarai suo figlio. È fatta così, anzi ti dirò, non mi sorprenderebbe se arrivasse a credere che tu sei veramente suo figlio. Ha sempre vissuto in un mondo di finzione. Il meglio che si possa fare è quello di guidare la sua fantasia nella giusta direzione. Non sembra una cosa molto onesta. Se noi tutti dobbiamo vivere in un mondo di finzione, è questo un bene per noi? O è un atto di bontà verso Lady Elizabeth? Ma se non si ha il coraggio di imporre i propri patti alla vita, occorre accettare i patti che la vita offre, no? Ma dimmi innanzitutto, c'è uno scopo nella mia domanda. Come ti piace questo nuovo lavoro? Non lo trovi sgradevole? Guarda che io non sto cambiando argomento, anzi io ci torno. Sai come io ti abbia lasciato volutamente a te stesso e finora non ti ho parlato che degli affari in corso? Io pensavo che ti saresti adattato molto meglio così alla tua nuova posizione. Gliene sono molto grato. È davvero una posizione nuova e strana la mia. E finora in essa niente mi sembra veramente reale. Ma adesso intendo che sia diverso. È strano, Colby. Non me ne ero mai accorto fino al momento in cui sei venuto a lavorare qui da me, che quasi quasi noi non ci conosciamo. Suppongo che non ve ne sia stata l'occasione. Beh, quando tu eri bambino appartenevi a tua zia, o almeno lei me ne dava la sensazione, io non ti vedevo mai solo. E poi quando vi mandai tutte e due nel Canada durante la guerra, il che forse fu un errore, per quanto però mi parve vi fossero dei vantaggi talmente evidenti che al momento non ebbi alcun dubbio. E poi il collegio, e poi il servizio militare, e poi la tua passione per la musica. Ha cominciato col chiedermi come trovavo questo lavoro. Sì, 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 dunque come lo trovi, eh? Divertente, sì, divertente in un certo senso. Accorgermi che vi è qualcosa che so fare così lontano da quanto prima mi interessava mi dà in un certo modo una specie di fiducia in me stesso che mai prima avevo provato. E
Eppure nel medesimo senso mi turba un po'. Non il lavoro, voglio dire, intendo nei riguardi di me stesso. Come se diventassi una persona diversa. È proprio come accade, suppongo, quando si impara a parlare correntemente una lingua straniera in modo da poter pensare in quella lingua. Beh, si sente di essere una persona diversa mentre la si parla. Non sono affatto convinto che mi piaccia la persona che mi sento diventare. Sebbene mi affascini. Eppure di quando in quando, mentre meno me l'aspetto, se il mio cervello è libero e vuoto, camminando per la strada o svegliandomi di notte, allora la persona di prima, la persona che ero, torna a prendere il sopravvento. E sono di nuovo l'organista deluso. E per un attimo la cosa che non so fare, l'arte in cui non riuscii mai ad eccellere, diventa l'unica cosa degna di essere fatta. L'unica cosa che io voglio fare. Devo combattere contro quella persona. Io capisco. Capisco quello che stai dicendo molto, molto meglio di quanto tu possa immaginare. È la mia stessa esperienza che tu ripeti. La sua stessa esperienza? Sì. Io non volevo fare il finanziere. Ma che cosa voleva fare? Il vasaio. Il vasaio? Sì. Quando ero bambino io adoravo formare degli oggetti, adoravo la forma e il colore, adoravo la materia che il vasaio maneggia. La maggior parte della gente crede che essere scultore o essere pittore sia qualcosa di più eccellente che essere un vasaio. La maggior parte della gente pensa alla ceramica e alla porcellana soltanto per l'uso o come decorazione, in ogni caso un'arte inferiore, ma per me no. Ah, per me non si tratta né di uso né di decorazione intesa come nient'altro che uno sfondo alla vita, per me no. Per me esse sono la vita stessa. Perché vedi, stare in mezzo a quegli oggetti, se è un'evasione verso la vita, un'evasione da un mondo sordido a un mondo puro. Ah, no, scultura e pittura non hanno questo senso di distacco che io ho sempre sognato. Ecco, vedi, io desidero un mondo dove la forma è la realtà e la materia non è altro che l'ombra. È strano, non ho mai parlato a nessuno di tutto questo, mai fino ad oggi. Provi niente di simile, tu? Quando sei solo, con la tua musica. Le stesse cose. Sì, mentre lei parlava io traducevo in termini di musica le sue parole. Ma vorrei chiederle, sì, con questa sua passione per la ceramica, come è accaduto che non ne ha fatta la sua professione? Beh, innanzitutto, vedi, a causa delle pressioni familiari. Mio padre, tuo nonno, fondò questa azienda partendo dal nulla. Questa era la sua grande passione. Egli l'amava così devotamente come io amo la creta e tutto ciò che da essa se ne potrebbe ricavare. E io ho sempre pensato di avere del disprezzo per lui quando ero giovane. Eppure lo temevo. Avevo torto in questo e in quello. Io odiai questo lavoro fino al giorno in cui incominciai a sentirmi forte in esso. La vita mi trasformò, così, come ti sta trasformando. Si comincia con una specie di finzione e fingendo la si rende reale. Ma la storia non è tutta qui, no. Mio padre sapeva che io disprezzavo questo lavoro ed era un grande dolore per lui. Lui sapeva che io per molto tempo serbai in me stesso un segreto rimprovero verso di lui. Ma dopo la sua morte, e allora era troppo tardi, io capii che aveva sempre avuto ragione. E tutta la mia vita ho espiato verso un padre che aveva sempre avuto ragione. Ero troppo giovane, non l'avevo capito.
E quando fui abbastanza maturo per poterlo capire, allora non c'era più. Non mi ha spiegato però perché è giunta a pensare che suo padre avesse ragione. Ma perché io giunsi a capire che non sarei mai diventato un vasaio di prim'ordine? Non ne avevo il dono. È strano, non è vero, che un uomo possa provare l'ardente passione di fare qualche cosa per cui non ne ha assolutamente la capacità. Ma quando mai si potrebbe dire di un uomo che ha la vocazione di essere un vasaio di second'ordine o, che so, di essere al massimo un abile copista posseduto dalla sete di creare quando è assolutamente privo di attitudini creative? No, io non credo che questo si possa dire, no. Io giunsi infatti a capire nei momenti segreti della mia vita che non ne avevo il dono. Ma vi sono dei giorni nei quali, sentendomi trasportato e trasfigurato nella visione di una creazione meravigliosa, io provo veramente quello che deve avere provato l'artefice nel momento della sua creazione. Ma nulla di quanto io abbia fatto mi ha mai dato quel senso di adempimento, quello stato di completo svuotamento e di pace che viene dal morire nel dare vita a qualche cosa. Io intendo che tu abbia un buon pianoforte, il migliore, e quando sarai solo col tuo pianoforte, la sera, io credo che attraverso la porta privata entrerai nel mondo vero, come faccio io, qualche volta. Ho compreso veramente che sono i miei sentimenti quelli che lei ha espresso, sebbene il mezzo sia diverso. Anch'io so che non sarei mai diventato un vero musicista come aspiravo di essere. Non sono un esecutore, sono soltanto l'ombra dei grandi compositori. Sempre quando suono per me stesso, odo la musica che avrei voluto scrivere, così come il compositore la udì quando essa venne a lui. Ma quando suonavo per gli altri ero consapevole che quello che udivano loro non era quello che odo io quando suono per me. Quello che odo io è la musica di un grande musicista. Quello che odono gli altri è un'esecuzione di qualità scadente. Io sono felice solo quando suono per me stesso. Suonerai per te stesso. Quanto a me, io tengo i miei pezzi in una stanza privata. Non che io non voglia mostrarli a nessuno, no? Ma quando sono solo e guardo a lungo qualche oggetto, io provo veramente quel senso di identificazione con l'artefice di cui io ti parlavo. Sai, è una specie di estasi dolorosa. Qualche cosa che rende la vita sopportabile, capisci? È tutto quello che ho. Immagino che questo possa tenere luogo di religione. Io credo che le persone veramente religiose, io veramente non ne ho mai conosciute, ma penso che le persone veramente religiose possano trovare una loro unità. Oh, poi naturalmente vi sono anche gli uomini di genio. Ma ve ne sono altri che credo facciano meglio vivere in due mondi ciascuno diversamente fittizi. Di questi siamo tu ed io. Un giorno io forse ti mostrerò la mia collezione. Grazie. E tu un giorno forse mi permetterai di sentirti suonare. Io non te lo chiederò, aspetterò che tu me lo dica. Capisci adesso che cosa intendevo quando parlavo di sottostare ai patti che la vita ci impone fino al punto da accettarne la finzione, lo capisci? Sì, credo di sì. Se non altro capisco meglio lei, imparando a capire i patti che la vita le ha imposto. Ma qualcosa in me si ribella ad accettare questi patti. Sarebbe tanto più semplice se lei non fosse mio padre.
Mi ha colpito quello che lei ha detto poco fa quando parlava di non avere compreso suo padre fino a che non fu troppo tardi. E parlava di espiazione. Beh, anche il fatto della vostra incomprensione di cui parlava, anche quello era un rapporto tra padre e figlio. Deve accadere spesso. E la riconciliazione dopo la sua morte perfeziona quel rapporto. Lei è sempre stato suo figlio e lui è ancora suo padre. Magari avessi io qualcosa da farmi perdonare. C'è qualche cosa che manca tra lei e me e che lei ha avuto ed ha ed avrà sempre con suo padre. Io comincio a capire come l'ho sempre considerata, come un... sì, come una specie di donatore, un generoso protettore, più un mecenate che un padre. Il padre che mancò agli anni dalla mia infanzia. Quegli anni se ne sono andati per sempre. Gli anni vuoti. Mi dispiace terribilmente dirle questo, ma serve se non altro a spiegare quello che io ho detto poco fa circa il mio ribellarmi ai patti che la vita ci impone. La colpa è mia. Io mi sono sempre preoccupato di evitare gli errori che mio padre commise nei miei riguardi. E sembra invece che ne abbia commesso uno molto più grande dei suoi. So di farle male. E odio me stesso perché la ferisco. Non ci devi pensare. Io sono molto grato di quello che lei ha fatto per me e desidero ricompensare la sua bontà con il lavoro che compio. Come mio segretario particolare... Mi interessa veramente il lavoro a cui mi sto applicando e desidero farne di più. Non voglio che il mio impiego sia in nessun modo una finzione. Non lo sarà. Frattanto non c'è che attendere per sapere quale nuove condizioni la vita ci imporrà. Proprio quando si pensa di aver chiuso il conto, ecco che la vita ce ne presenta un altro subito, immediatamente, più difficile a pagarsi. Adesso io vado a sedermi un po'. In mezzo alle mie porcellane. Mi perdoni, devo rammentarle a quella riunione alla City domattina. Mi ha chiesto di preparare alcune cifre per lei, gliel'ho portate. Tutto dipende da mia moglie. Sii paziente. Sii paziente con lei, Colby. Ah, già, quella riunione. Vieni, dobbiamo consultare le cifre. Vieni. Trovo che suona magnificamente, Colby. Non che la mia opinione abbia alcun peso, ma mi piacerebbe conoscere la musica. Vorrei mi insegnasse come si fa ad apprezzarla. Non credo che avrà bisogno di studiare molto, almeno in questa prima fase. Ciò che le occorre in principio è di ascoltare più musica
e scoprire qual è che le piace. Quando saprà qual è che le piace e comincerà a saperlo con certezza, beh, allora desidererà apprendere qualcosa sulla struttura e le varie forme della musica e i differenti modi di eseguirla. Ma se mi piacciono solo i pezzi sbagliati? No, io sono sicuro che preferirà quelli belli quando li ascolterà. L'ho messa alla prova. Parecchi dei pezzi che ho suonato poco fa erano piuttosto scadenti e non le sono piaciuti. Le sono piaciuti soltanto quelli belli. Colby, non sapevo che fosse così subdolo. Ma dunque, le cose che mi piacevano erano quelle che è giusto che piacciano. Però sono orribilmente ignorante. Vuole credere che non sono mai stata a un concerto in vita mia? Vado a teatro soltanto perché qualcuno mi invita e nessuno mi ha mai invitato a un concerto. Sono andata all'opera parecchie volte, ma temo di non avere mai ascoltato veramente la musica. Mi divertiva di andarci per vedere la gente, per essere veduta e poi perché ci si sente fuori dal giro se non si va all'opera durante la stagione. Per quanto io mi senta egualmente sempre fuori dal giro. E si rende conto che nessuno finora ha suonato per me? Questa è anche la prima volta che io suono per qualcuno. Quanta doppiezza. Sa bene di avermi detto che il piano non le è stato consegnato che questa settimana e che appena ieri l'hanno accordato. Tuttavia, sono lusingata ad essere la prima ad ascoltarla suonare su questo piano. No, non è questo che intendevo. Io volevo dire che non ho più suonato per nessuno da quando sono giunta alla conclusione che non sarei mai diventato un vero musicista. Ed è stato uno sforzo, dunque, suonare per me? Il fatto è che credo di aver suonato meglio del solito. Io non so decidermi a suonare per gli altri. E quando sono solo non so dimenticare che sto suonando solamente per me. Ah, ma con lei non era né solitudine né altri. Sono contenta di non essere altri. E suonerà ancora per me e mi insegnerà la musica. Ah, sì, certo che lo farò. Però sono convinto che quando sarà educata alla musica, non ci vorrà molto, e ascolterà bravi esecutori, allora si renderà conto di quanto io suoni male. Davvero, Colby, quante difficoltà va inventando. Ma che ne direbbe di condurmi a un concerto? Non più tardi dell'altro giorno l'avevo invitata... Sì, ad andare a vedere quella commedia musicale americana. Ma avevo saputo che desiderava vederla. Ma non con lei. Questo me l'ha fatto capire molto chiaramente. E perché non con me? Perché a lei non piacciono le commedie musicali americane. Ma crede sia un complimento invitare una donna a vedere qualcosa di suo gusto quando quella donna sa che a lei non piace? No, non è un complimento, è soltanto aria di superiorità. Ma se mi invita qualcosa che anche a lei piace, allora sì, è un complimento. Significa che vuole educarmi. Ah, non sapevo desiderasse venire educata. Nemmeno io, ma desideravo che lei desiderasse educarmi. E adesso comincio a credere di desiderarlo davvero. Ah, ebbene, la inviterò al prossimo concerto. Il prossimo concerto che desidera ascoltare anche lei. Inizieremo subito a fare la mia educazione. Sospetto che sia lei ad educare me. È veramente pieno di sorprese, Colby. Io non ho mai conosciuto un uomo ignorante come lei che sappia tante cose. Forse perciò che mi piace. No, non è proprio questa la ragione. Ah, ma allora è convinto di piacermi. Non sapevo fosse tanto vanitoso. No, non è vanità la ragione a cui stavo pensando. È qualcosa di molto semplice. Allora vorrei me la dicesse, perché io non la so. La prima volta che ci siamo incontrati, lei si sforzava di dare di sé una falsa impressione. E poi si è accorta di non esservi riuscita. Ah. E quale impressione tentavo di dare? Ma questo non ha molta importanza. Ma per un motivo o per l'altro, lei riteneva che comunque io mi sarei fatto di lei una falsa impressione. E ha preferito che questa fosse frutto di una sua creazione, piuttosto di aspettare di vedere come sarebbe andata. Spero non le dispiace. So di sembrare impertinente. Ebbene, Colby, c'è una cosa che non hai imparato ancora. Ed è di capire quando sta facendo un complimento. Questo era un complimento. E molto abile anche. Ammetto che sulle prime rimasi molto sconcertato da lei e anche da B. Oh, da me e da B. Soltanto dopo, quando l'ebbi
veduta parecchie volte, compresi che non si trattava che di una forma d'autodifesa. E che cosa le ha fatto pensare che fosse autodifesa? È perché non ha aspettato di vedere come sarebbe andata. Lei ha sempre paura di ciò che accadrebbe se lasciasse che le cose si svolgessero da sole. Balza in avanti, perché ha paura di essere spinta. Credo sia coraggiosa. E credo anche sia spaventata. Forse è stata gravemente ferita una volta. O almeno c'è forse stato qualcosa nella sua vita che le ha tolto il suo senso di sicurezza. E io sono certa che lei lo ha, un senso di sicurezza. No, no, non l'ho neanch'io. Ecco, non le credo. Ma che cosa pensavo finora? È strano, vero? Che via via che si conosce meglio una persona si trova che da certi lati ci assomiglia in modo inaspettato. E poi si comincia a scoprire le differenze dentro alle somiglianze. Lei potrà sentirsi malsicuro, in qualche modo, ma la sua mancanza di sicurezza non ha nulla a che fare con la mia. In che modo è diversa? Difficile a spiegarsi. Forse è qualcosa che dipende dalla sua musica. Questa è una cosa che io so sul suo conto. Quando mi disse la prima volta quale disastro fu la sua vita il giorno in cui scoprì che non sarebbe mai diventato un bravo musicista, mi fece pena, tanta pena. Ammirai il suo coraggio nell'affrontare la realtà, e la realtà come lei la vedeva. Eppure, tutto il tempo sentivo di invidiarla e non ne sapevo il perché. Adesso credo di saperlo. È terribile per un uomo dover rinunciare a una carriera che gli sta a cuore. Ma è soltanto il mondo esterno quello che lei ha perduto. Lei ha ancora un mondo interno. Un mondo che è più vero. Ecco perché è diverso da noi altri. Lei ha il suo giardino segreto, dove può ritirarsi chiudendosi a chiave il cancello alle spalle. Chiudendomi a chiave il cancello alle spalle. Ma è sicura di non avere anche lei un suo giardino segreto in qualche parte, se le riuscisse di trovarlo? Se mi riuscisse di trovarlo? No. No, il mio unico giardino è una sudicia piazza in un quartiere inelegante di Londra dove abitai per qualche tempo con mia madre. No, non ho giardino. Non mi pare quasi nemmeno di essere una persona. Nient'altro che un pezzetto di materia viva galleggiante sulla superficie di un canale. Galleggiante. Ecco la parola. È una persona invece. E come? Io sono sicuro che in qualche parte c'è un giardino per lei. C'è per chiunque ne desideri uno quanto lei lo desidera. E il suo giardino? È un giardino dove si ascolta della musica che nessun altro potrebbe ascoltare. I fiori hanno un profumo che nessun altro potrebbe odorare. Ah, sì. Sì, forse ha ragione in un certo senso. Eppure, sa, non è proprio reale neanche per me. Ma sebbene sia reale quanto lo è questo mondo. Ma qui sta il guaio. Mi sembra che abbiano così poco rapporto tra di loro. Io giro la chiave attraverso il cancello. Ed eccomi là, solo. Nel mio giardino. Solo.
Ecco la questione. Ecco perché non è reale. Sai, io credo che il giardino di Eggerson sia più reale del mio. Il giardino di Eggerson? Ma che cosa le fa pensare a Eggerson, proprio a lui? Ebbene, lui si ritira nel suo giardino, letteralmente. E poi, nel medesimo senso di come io mi ritiro nel mio. Ma no, non si sente solo là dentro. E poi quando ne esce ha delle zucchine, delle barbabietole, dei piselli per la signora Eggerson. Mi sta prendendo in giro, no, eh? No, io parlo sul serio, sa. Quello che voglio dire è che il mio giardino non è meno irreale per me del mondo di fuori. Se si hanno due vite che nulla hanno a che fare tra loro, diventano irreali, tutte e due. Ma per Eggerson il suo giardino fa parte di un unico mondo. Ma che cosa vorrebbe? Non essere solo là dentro. Se fossi religioso, Dio passeggerebbe nel mio giardino. E questo renderebbe il mondo esterno reale e accettabile. Credo. Lei mi sembra terribilmente religioso. Ma non c'è altro mezzo che glielo renda reale. È proprio il fatto di essere solo là dentro a renderlo irreale. E nessun altro può entrare. Non serve a nulla diramare inviti. Basterebbe che qualcuno venisse e io non lo vedrei venire. Non udrei il cancello che s'apre, no. Ma solamente a un tratto sarebbe lì, inaspettatamente. Passeggiando per un viale, sentirei che qualcuno passeggia accanto a me. Questo è l'unico modo di esprimermi che mi venga in mente. Come vorrei capirla? Credo che già mi capisca. Più di altri. Anch'io vorrei capirla. S'arriva mai a capire qualcuno? Mi pare che lei si mostri molto scoraggiato. Lo sta facendo apposta. No. No, io volevo dire che non c'è fine nel capire una persona. Tutto quello che si può fare è capirla sempre meglio, di tenere il passo con lei. Così che quando cambia, ci si rende conto del mutamento appena accade. Pur non avendolo saputo prevedere. Io credo di star cambiando. Sono cambiata molto durante le ultime due ore. E credo di star cambiando anch'io. Ma forse quello che noi chiamiamo mutamento è un capire meglio ciò che si è veramente. E la ragione per cui questo sta succedendo, forse, è che forse si comincia a capire un'altra persona. Oh, Colby. Colby, adesso che cominciamo a capire, mi piacerebbe che lei sapesse qualcosa di più sul mio conto. Deve essersi sentito perplesso. Perplesso? No, sa, è tutto un mondo strano per me quello in cui ora mi trovo. Ah, ma se intende perplesso sul suo passato? No, io l'ho accettata semplicemente. È meraviglioso essere accettati. Nessuno mi ha mai accettata semplicemente finora. Naturalmente i fatti non contano in un certo senso, ma ora che siamo giunti a questo punto, tanto vale che li sappia. Sa, non è vero quello che alcuni uomini hanno pensato di me. Che cosa non è vero? Che ero l'amante di Claude, o che ero stata la sua amante passata poi a B. Ma io non ho mai pensato una cosa simile.
Non ha mai pensato una cosa simile. Non sono molti gli uomini che non ci avrebbero pensato. Riderà quando glielo dico, ma io non sono che la figlia di Claude. La figlia? La figlia. È una storia sordida. Odiavo mia madre. Non sono mai riuscita a capire come sia potuta piacere a Claude. La mia infanzia. Vivere sempre in abitazioni equivoche ed essere scacciate quando gli inquilini si lagnavano. Naturalmente Claude le dava del denaro, un assegno regolare, ma qualunque fosse stata la somma che le dava, era sempre spesa interamente, prima della fine del trimestre, in gin e in scommesse. E io sapevo come arrotondava le sue rendite quando mi mandava fuori di casa. Mi è successo di essere chiusa a chiave in un armadio. Avevo solamente 8 anni quando morì, per una dose casualmente eccessiva. E allora fu Claude ad occuparsi di me, e fu una vera fortuna. Ma io ero abbastanza grande per ricordare troppo. Lei è la figlia di Claude. Non c'è il minimo dubbio. E sono sicura che lui avrebbe preferito ce ne fossero. È stato buono con me, a suo modo. Ma io gli rammento sempre qualcosa che preferirebbe dimenticare. Ma perché non dice qualcosa? È scandalizzato. Scandalizzato? No. Colpito. Lei non può capire, io vorrei spiegarle, ma ora non posso, no. Perché mai sono venuto in questa casa? Lucasta. Vedo benissimo invece che è scandalizzato. Ma dovrebbe vedersi il viso. Mi sembra più scandalizzato che se l'avessi detto che ero davvero l'amante di Claude. Claude si è sempre vergognato di me. E adesso anche lei si vergogna. E io che credevo che avrebbe capito. Ma che ne sa lei? Che cosa sia essere un bastardo che nessuno vuole? Non piaccio a me stessa. Non mi piace la persona che mi sono sforzata di essere. E lei mi piaceva perché quella persona non piaceva neanche a lei. E io credevo che sarebbe giunta a vedermi come io desideravo essere veramente. Come io so di essere. Questa era una novità per me. Ma suppongo che mi sono lusingata. Pensavo, adesso, forse, se qualcuno mi vede come io sono veramente, allora potrò diventare me stessa. Lucasta, no, io non sono scandalizzato. Non di lei, né di quanto lei crede. Riguarda me stesso. Se stesso, proprio. Il suo prezioso io. Ma perché non si rinchiude in quel giardino dove le piace starsene solo con se stesso? O pensa che questo danneggerebbe il suo avvenire adesso che è diventato il beniamino di Claude? Ma forse l'adotterà o lo farà suo erede. Ma in quel caso Colby dovrà accettare me come sorella. Anche se sono una figlia di... Non usi quelle parole. Saprei usare parole molto più forti di queste e lo farò. Se lo voglio. Suppongo sia mia madre che parla dentro di me. Ma sa, Colby, sono veramente delusa. Pensavo che raccontandole tutto non le sarebbe importato affatto, che le avrei fatto pena. Ma adesso non voglio più farle pena. Grazie. E pensare che stavo per dirglielo tanto tempo fa e ho rimandato per il divertimento. Pensavo, quando glielo dirò, sarà
così meravigliato. E adesso non c'è più nulla. Nulla di nulla, ed è molto peggio di prima. Proprio quando si è sul punto di liberarsi dalla solitudine, allora la solitudine ci balza addosso. Quando si crede di uscire, si penetra più addentro. E finalmente si impara che non c'è via di scampo. Basta, me ne andrò. No, no, non deve andarsene ancora. C'è qualcos'altro che devo dirle. E adesso io lo farò, sì. Io manco ad una promessa, ma pure... Non credo che vi sia più nulla da dire che serva a cancellare qualcosa. Mai più dimenticherò l'espressione del suo viso quando le parlai di Claude e di mia madre. Sarò una bastarda, ma un po' di rispetto per me stessa. Pazienza, c'è sempre B. Credo che incomincio ad apprezzare B, finalmente. Lucasta, aspetti. Entra B, Regen. Ed ecco qui Lucasta. Lo sapevo, che avrei scoperto che mi aveva preceduto. Fidati delle intuizioni di Regen. Io sono il tuo angelo custode, Colby, che ti protegge da Lucasta. In questo momento sei il mio angelo custode, B. Ma devi portarmi fuori a cena e muoio dalla voglia di bere qualcosa. Ho già detto a Colby, non imparare mai a mischiare un cocktail se non vuoi che le donne ti capitino sempre tra i piedi. E in mezzo a un paio di tigri divoratrici di uomini come te e Lizzy, ha bisogno di protezione. Per quanto mi riguarda, B, Colby non ha bisogno della tua protezione. Ma l'unica cosa che adesso importa è che io ho fame e tu mi devi offrire un ottimo pranzo. Sarai nutrita, tutto a suo tempo. Sono venuto a ispezionare il nuovo quartiere da scaffalo di Colby, naturalmente, e augurargli buona fortuna. Io sono sempre stato fortunato, Colby, e porto sempre fortuna agli altri. Vuoi un bicchiere di sherry? Sì, verrò un bicchiere di sherry alla buona fortuna dell'appartamento. Anche tu, Lucasta, per te sarà molto meglio di un cocktail. Ma lo sai che non mi piace lo sherry. Ma devi berlo. Alla salute di Colby e alla felicità della sua vita da scaffalo. La quale, come si sa, dipende dall'impedire a Lizzy di intromettersi sempre. Sii energico con lei. Afferma il tuo diritto a un poco di vita privata. Questo è il momento della risolutezza. Non permetterle di varcare quella soglia. Quasi che tu non la temessi, come tutti gli altri. Ebbene, se non altro, io sono sempre riuscito a sfuggirle. Soltanto perché lei non ha mai voluto inseguirti. Sì, ho prodotto su di lei una cattiva impressione fino dall'inizio. Capii che era necessario. Ma ho paura che Colby abbia prodotto una buona impressione. Deve farla dimenticare. Devo dire che mi piace il modo come hai arredato la stanza. È stata Lady Elizabeth a scegliere le tappezzerie. Ah, allora non sono più sicuro che mi piacciono. Per ricambiare i colori, tutto un po' troppo smorto. Hai bisogno di qualcosa di più vivace. Però per il resto devo dire che è piuttosto accogliente. Se io vivessi in un ambiente comodo come questo di Colby, Lucasta, non avrei mai pensato a cambiare condizione. Sei sempre libero di ripensarci. E il matrimonio è un gioco d'azzardo, ma io sono nato giocatore, ho puntato la camicia. Beh, no, non è l'espressione più adatta. Vedi, Lucasta rappresenta per me la speculazione più eccitante in cui abbia mai pensato di investire i miei capitali. Colby è più prudente di me. Sai una cosa, Colby, dovremmo essere soci in affari, tu ed io. Io la azzecco sempre, solo che qualche volta la azzecco sbagliata. Prendo le decisioni sull'impulso del momento, ma tu... Tu non faresti mai un salto nel buio. Mi terresti sui binari. Ah, che sciocchezze. Tu fingi di essere un giocatore, ma credo che non punteresti mai su niente che non sia una certezza. Beh, c'è qualcosa di vero. Sai, Lucasta... Colby è un buon giudice di carattere. Devi diventarlo tu stesso un miglior giudice di carattere per poterlo affermare di Colby. Ma io sono un buon giudice. Vuoi che ti dica la differenza fra Colby e noi? Tu ed io, l'unica cosa che desideriamo è la sicurezza e la rispettabilità. A Colby invece non importa veramente di essere rispettabile. È nato
è cresciuto così. Io no. Lo sai che sono un trovatello? Tu non lo sapevi. Mai avuto genitori. Adottato soltanto, dal nulla. Ecco perché voglio essere una potenza nella City. Nei consigli delle più solide società. Perché non ho niente dietro di me. Nulla affatto. Ecco una cosa che mi piace di Lucasta. Non mi disprezza. Nessuno potrebbe disprezzarti. E cosa più importante, tu non disprezzi me. Nessuno potrebbe disprezzare te. E desideriamo le stesse cose. Ma io avevo annunciato di avere fame. Puoi voler pranzare adesso, non sono che le 6, non possiamo pranzare prima delle 8, almeno nei ristoranti che piacciono a te. Buonasera. Buonasera. Buonasera, Regan. Buonasera, Lucasta. E siete appena arrivati o state per andarvene? Eravamo sul punto di andarcene, Lady Elizabeth. Sono venuta su a dare un'occhiata all'appartamento per vedere come lei ci sta dentro, perché non siamo sicuri se un progetto d'arredamento è giusto finché non ci vive la persona per la quale è stato disegnato, così ho voluto vedere come lei ci si trovava. Avete detto che dovevate uscire? Andiamo fuori a pranzo, Lucasta ha molta fame. Fame? Alle 6? E dove troverete da pranzare? Oh, è una magnifica occasione per sperimentare quel ristorante vegetariano. Gliel'ho detto, vero, Regan? Lei è un uomo che deve mangiare molta, moltissima insalata. E guardate, si può mangiare prestissimo e servono delle insalate deliziose. L'ha notato? Se ne ricorda? Perché credo che lei non ci sia stato finora. No, il fatto è che non ci sono mai andato, ma ne ho avuto continuamente l'intenzione. Vogliamo andarci, Lucasta? Ho tanta fame che potrei anche mangiarmi una bella insalata vegetariana. Bene, faccia il mio nome, Regan. E si faccia segnare il tavolo d'angolo a sinistra, lo serve la cameriera migliore. Buonasera. Buonasera. E grazie infinite, signora. I suoi consigli sono sempre così buoni. Una farcitura. Chiesto di suonare per lei. La chiama Lucasta? Sembra che i giovani oggigiorno abbiano abbandonato l'uso dei cognomi. Colby, spero che non le dispiaccia un piccolo avvertimento. Io temo che lei voglia stringere troppa amicizia col signor Regan e la signorina Angel. Capisco che lei finora ha vissuto nell'ovatta, ma vede lei una specie di oggetto di curiosità per quei due. Non è il tipo di persona che usano incontrare nella società che frequentano, quindi hanno tutto il desiderio di tenerselo stretto. Posso parlare liberamente da persona d'età? Ma Lady Elizabeth... Più età di lei, più pratica delle cose della vita. Ma che cos'è che non la persuade? Sono entrambi intelligenti e buoni. Sì, non dico che non siano intelligenti né buoni, non voglio fare insinuazioni maligne, ma sono un po' troppo moderni, materialisti, beh, un po' volgari. No, no, non sono il suo genere. No, no, io non li chiamerei volgari. Forse anch'io sono volgare. Ma qual è secondo lei il mio genere? Non lo so neppure io, mi piacerebbe saperlo. Lei ha bisogno di persone di razza. Lei sa cosa ho detto la prima volta che l'ho vista? È di buona razza. E non sapevo niente. Ma non vuol dire nulla. Quando si sa che cos'è la razza. Poi lei ha bisogno di un ambiente intellettuale, perché, cosa sorprendente, le persone di razza non sono mai intellettuali. E cosa meno sorprendente, le persone intellettuali sono quasi sempre ordinarie. Lei ha bisogno di persone di razza, intellettuali e spirituali. Beh, queste sono le più difficili. Beh, questo criterio ridurrebbe al minimo il numero delle mie conoscenze. Non saprei dove trovarne. Se ne trovano. Beh, ero venuta a dare un'occhiata all'appartamento per vedere se la gamma dei colori le si addiceva. Sembra di sì. Le pareti, la maggior parte dei mobili. E quella scrivania? Ma da dove viene questa scrivania? È uno scrittoio d'ufficio, me l'ha procurato Sir Claude. Capisce, io adesso gran parte del lavoro lo svolgo qui. E cos'è quell'affare coperto? Non mi dirà che è una macchina da scrivere? Sì, è una macchina da scrivere. Come le ho detto, sto lavorando qui. In questo momento sto stendendo un rapporto per una società.
Non avevo tenuto conto dei rapporti, delle macchine da scrivere, quando progettavo questa stanza. È proprio il tipo di stanza che desideravo. Oh, vedo una fotografia in cornice d'argento. Temo di doverla istruire, Colby. Le fotografie, anche se in cornice d'argento, sono un po' troppo intime per un salotto. Posso toglierla? Io credo che la sua camera da letto sarà il posto più adatto per ricordi fotografici. Colby, lei crede alla reincarnazione? No, io non ci credo, no. Cioè, non ci ho mai pensato. No, non posso dire di crederci neppure io. Per una volta ci credetti e studiai quella dottrina. Ma perché l'ho chiesto? Volevo dire, se io ci credessi, direi che noi due ci siamo già incontrati in una precedente reincarnazione. È sua madre questa? No, quella è mia zia. Io non ho mai conosciuto mia madre. Morì quando lei nacque. Altri parenti prossimi, fratelli, sorelle? No, né fratelli né sorelle, no. Quanto ad altri parenti, credo di non essermi mai molto interessato ai parenti. Non voleva conoscere i suoi parenti, eh? Come la capisco. Sapesse com'erano insopportabili i miei. Io ho avuto una governante, no, ne ho avute molte, e le ho odiate tutte. Lei è stato levato da una governante? No, da mia zia. E l'ha odiata? No, si capisce se tiene il ritratto. Suo padre era vivo? Beh, io non ho mai conosciuto mio padre. No, vabbè. Se non ha mai conosciuto i genitori e non ha mai avuto una governante, non capirà mai quanto significa odiare veramente. Ma lei ha avuto i genitori e senza dubbio molti parenti. Stormi di parenti e tutti così sgradevoli. Mi sentivo una tortora in un nido di aquile. Poi erano carnivori, uccidevano e mangiavano le loro vittime. Io credo che le nostre infanzie siano state simili, perché queste non sono altro che differenze superficiali. Lei era stato un bambino solitario perché non aveva parenti, e io ero una bambina solitaria perché ne avevo troppi, e così poco simpatici. Mi facevano sentire una reietta ed erano tanto banali. Colby, sa che io da bambina avevo 3 ossessioni? Guardi che non l'ho detto a nessuno, eh? Chissà se anche lei ha avuto le medesime ossessioni. Quali erano? La prima, di essere brutta senza saperlo. Poi di essere debole di cervello senza saperlo. E infine di essere una trovatella senza saperlo. Naturalmente ero ossessionata all'idea di essere brutta e debole di cervello, però ero così contenta di sentirmi una trovatella, o meglio una bambina scambiata. Io non so proprio che cosa voglio intendere. Oh. Non volevo appartenere a quella famiglia. No. Non volevo credere che mio padre fosse un conte qualsiasi, e non volevo credere che mia madre fosse realmente mia madre. Sciocche fantasie. Ero una sciocca bambina, molto romantica, ma questo serve a dimostrare quanto mi sentissi differente. Poi mi sono data la saggezza d'Oriente e per un po' di tempo credetti la reincarnazione. Sembrava spiegasse tutto. Poi non ci credetti più, non è stata che una fase. Eppure rendeva tutto così semplice. Poter pensare che i nostri genitori terreni non siano altro che un mezzo che dobbiamo usare per reincarnarci, e che i nostri veri antenati siano state le nostre vite anteriori. Naturalmente c'è in noi, in tutti noi, qualche cosa che non è soltanto ereditarietà, ma qualche cosa che siamo sempre stati dall'eternità, una cosa che ci viene direttamente da Dio. Ecco, perché siamo più vicini a Dio che a chiunque altro. Dove viveva da bambino lei? Io a Teddington. Teddington, che provincia? È molto vicino a Londra. Ah, tuttavia è stato levato come me in campagna. Teddington, questo nome mi ricorda qualche cosa. Era una casa molto grande? No, piccolissima. Ah, tuttavia è stato levato da sua zia, le era molto affezionato. Come si chiama sua zia? Simpkins? No, è una zia sposata, vedova adesso. Si chiama Guzard. Guzard. Un nome insolito. Guzard, ha detto? Guzard? Ma questo nome mi significa qualche cosa. Ma il nome che ho cercato per tanto tempo! Ma può darsi che lei abbia udito questo nome, sebbene, come lei dice, sia un po' insolito, ma non può avere conosciuto mia zia. No. Non ho mai conosciuto sua zia, ma è il nome che mi è familiare.
Colby? Quanti anni ha lei? Io 28. 28. E che ne è stato di suo padre? Ebbene, io non ho mai conosciuto mio padre. Capisce? Sono figlio illegittimo. Bene! Figlio illegittimo! Allora, l'unica parente che lei abbia mai conosciuto è la signora Gusard. E l'ha sempre chiamata zia? Perché no? Sei mia zia. Eh già. E sua madre è la sorella della signora Gusard, immagino. Sì, sì, sorella. Quindi la signora Gusard sì. È mia zia. Beh, la sorella della signora Gusard, quella che lei crede sua madre, veramente è stata sua madre o no? Ma perché dovrei dubitarne, Lady Elizabeth? Non è il tipo di storia che mia zia inventerebbe. Eh già, se è sua zia. Il signore e la signora Gusard hanno avuto bambini. No, no, non ne hanno avuto. No, no, no. Sì, cioè sì, sì, hanno avuto un bambino che morì quando era piccolo, ma io non me lo ricordo, mi fu soltanto detto. Io però non posso fare a meno di stupirmi vedendo il suo interessamento. Lei si interessa al mio passato, Lady Elizabeth, ma non c'è niente di interessante nel mio passato, mi rassicuro, proprio niente. Forse c'è qualche cosa di più interessante di quanto lei immagini, Colby. Oh, Elizabeth, ecco, sapevo che eri qui con Colby, allora sono venuto invece di telefonare. Era semplicemente per darvi questi appunti. Questi sono gli appunti per il mio discorso al pranzo della Società dei Ceramisti. Vieni. Ma deve aver luogo domani sera? Sì, 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 domani sera, ma devo averlo in anticipo per metterlo a memoria. Non posso consultare appunti, deve sembrare improvvisato, capisci? Io ho buttato giù qualche tema, così. Vedi un po' se ti riesce di sviluppare questi temi con una qualche frase che faccia colpo. Guarda che deve durare almeno 10 minuti, non di più. Cercherò. Ecco, poi domani lo rivedremo insieme, è vero? Ecco, lo vedi, Elizabeth, è proprio in faccende come queste che Colby mi può essere di maggior aiuto che non Eggerson, perché io non avrei mai potuto chiedere a Eggerson, capisci, di scrivermi un discorso, non ti pare? Ah, a proposito, Colby, come va il pianoforte? È un pianoforte meraviglioso, io non ho mai suonato su uno strumento simile, sì. Di gran lunga troppo buono per me. Tu hai bisogno di un buon pianoforte, suonerai meglio. Claude, ho fatto una scoperta strabiliante. È tutto per un nome, per la mia intuizione. La verità è stata scoperta. È Colby. Colby, il mio figlio perduto. Come? Tuo figlio, Elizabeth? A che cosa mai te lo fa credere, scusa? Ma come? Ma io devo parlare con questa signora Gusard, devo avere un colloquio con lei. Ma questa non può essere una semplice coincidenza. È una cosa incredibile. È vero, Claude? Ma perché ne deduci che Colby sia tuo figlio, Elizabeth? Ma come, Claude? Ma Colby è stato levato da una signora Gusard. Lo so, ma che cosa ti fa pensare che Colby sia tuo figlio? Ah, oh, ti dimenticavo, tanto sono eccitata. Per carità, quando sei entrato la verità mi si è rivelata, perché... La signora Gusard di Teddington... Tu hai interrogato Colby sulla sua famiglia. Ma no. La signora Gusard ha levato Colby, lo capisci? Lo so, Elizabeth, lo so. Io temo che le cose siano andate così, Elizabeth. Ho paura che siano andate così. Vedi, tutta sorta nel passato, tu hai cominciato a pensare che tuo figlio sarebbe stato un tipo come Colby. Poi hai cominciato a vedere Colby come tuo figlio. E poi qualunque nome tu avessi udito ti sarebbe sembrato quello giusto, non ti pare? Ma non essere così scettico. Noi dobbiamo parlare con questa signora Gusard, dobbiamo farla confessare. Lo so, ma io temo, cara Elizabeth, che se la signora Gusard di Teddington verrà qui a fare la sua confessione, sarà una confessione molto, molto diversa da quella che tu ti attendi. Io ho paura. Colby, che dovremmo dirle la verità. Mi sembra che non ci sia nulla, assolutamente nulla che io debba dire. Aspetta lei la decisione. Elizabeth, ascoltami. Io avrei dovuto pur dirtelo un giorno. Capisco adesso che... Per me è stato odioso avertelo tenuto nascosto. Avrei potuto benissimo avertelo già detto. Vedo, tutto quello che avviene è così simile a quanto io avevo progettato. Eppure è un tale travestimento di tutti i miei piani che... Io speravo che un giorno tu ti saresti affezionata a Colby e che alla fine avesse potuto prendere il posto di tuo figlio e che dopo averlo conosciuto tu desiderassi adottarlo, capisci, Elizabeth? Certamente che lo voglio adottare, sempre se sia possibile adottare il proprio figlio. Non è questo, Elizabeth, no. Colby è mio figlio. Eh no. Come no? Hai una figlia perché vuoi anche un figlio. E cosa ti fa credere che Colby sia tuo figlio? Ma Colby è il figlio della sorella della signora Gusard, la quale morì quando lui nacque. La signora Gusard l'ha allevato, io ho provveduto alla sua istruzione, l'ho visto crescere. La signora Gusard sa che è mio figlio. E tu dov'eri quando Colby nacque?
Ero nel Canada. Ah. Mio padre mi ci mandò per un viaggio di affari. E cosa ti fa credere? Che il figlio della sorella della signora Gusard sia tuo figlio? Può darsi che la signora Gusard abbia inventato tutta questa storia. Ma perché, Elizabeth? Perché avrebbe dovuto inventarla? Il bambino era atteso, no? Non so, per carpirti del denaro. Pardon, non volevo dire questo, no. Ma poveretta, lei si trovava con un bambino sulle spalle. Il padre era morto per disgrazia, le era stato nascosto il nome della madre e la madre non si ricordava il nome della signora Gusard. No. E la madre ero io e Colby era il figlio. Capirai, poi la signora Gusard ha pensato che tu saresti stato contentissimo di sapere di avere un figlio che avresti provveduto generosamente a lui, sì. Perché tu a quella ragazza volevi bene. Certo, Elizabeth, certo che le volevo bene. Io non avevo mai amato nessuno fino a quel momento. E allora? Le cose sono andate così. Senti, Claude, io sono debole di mente, tu mi devi aiutare, vero? Sarebbe accaduto, non è accaduto. Poteva benissimo accadere, cara, ma non è accaduto, te lo assicuro. Colby? L'istinto non ti dice nulla? Colby, dici tutto quello che hai in mente, eh? Io so che questa situazione è un'angoscia più per te che per noi. Vorrei soltanto fosse un'angoscia più acuta. Non so se stavo soffrendo oppure no durante la vostra conversazione. Mi sento soltanto intorpidito. Se c'è angoscia in me, fa parte di una angoscia totale che non posso ancora cominciare a provare. Sono semplicemente indifferente. E mentre voi parlavate, io pensavo fra me, ma che cosa importa di chi sono figlio? Ma non capite che quando si è vissuti senza genitori da bambini, c'è un vuoto che non potrà mai essere colmato? Mai. Ah, mi piacete tutte e due. Potrei anzi cominciare ad amarvi, ma come amici più anziani. Nessuno dei due come genitore. Ma una madre, Claude, una madre differente. Ci deve essere sempre un legame tra madre e figlio, anche se per tanti anni si erano perduti l'uno per l'altro. Sì, è vero, Elizabeth, è vero, ti capisco. No. No, Lady Elizabeth, no, no, no. La situazione è la stessa o più crudele, anzi. Supponiamo che io sia suo figlio. Non è che un fatto. Ed è meglio non conoscerlo un fatto, piuttosto che conoscerlo e sapere che non significa niente. Al tempo in cui nacqui, lei avrebbe potuto essere mia madre, ma ha preferito non esserlo. No, no, io non la rimprovero per questo, Dio liberi, ma dobbiamo accettarne le conseguenze. Al tempo in cui nacqui, il fatto che lei fosse mia madre, se davvero è mia madre, era un fatto vivo. Adesso è un fatto morto. E dai fatti morti, niente di vivo può scaturire. Allora, Colby, che cosa desideri? Pensa al tuo avvenire. Quando ti sposi, vorrei pure avere dei genitori per amore dei tuoi figli. Non mi sembra stasera che possa mai desiderare di sposarmi. Ma adesso desidero sapere di chi sono figlio. E allora la prima cosa da fare è quella di chiamare subito qui la signora Gusard. Oh, Claude. Mi fai tanta pena. Se avessi saputo della tua illusione, non ti avrei mai disingannato. Quanto a me, Elizabeth, se avessi immaginato quello che stava per accadere, ti avrei ceduto Colby molto volentieri. Ma non diciamo altro per questa sera. Dunque, Colby, potrai trovare qualche consolazione al tuo pianoforte? Non credo che stasera il pianoforte mi aiuterebbe. Per il momento penso che non vorrei toccarlo mai più. Ma c'è un altro motivo. Devo ricordarle la sua riunione di domani sera per la società dei ceramisti. Devo mettermi al lavoro. Ah, già. Ma devo proprio andare a quel pranzo io domani sera? Guardavo i suoi appunti prima che lei mi facesse partecipare alla conversazione e ne ho trovato uno che non mi risulta chiaro. Reminiscenze. Beh, non posso sviluppare questo tema se non mi dice quali reminiscenze.
Reminiscenze. Ma quali reminiscenze? Ah, sì, ho capito, ho capito. Dire qualche cosa della mia antica passione di vasaio. Oh. Non che i membri della società dei ceramisti abbiano la minima cognizione in fatto di ceramica o di qualsiasi altra arte, no, questo no. No, cancella, cancella. Resterebbe sorpresa la società dei ceramisti se dicessi quello che sto pensando e che ricordo in questo momento. Cancella. Andiamo, Elisabeth, vieni. Mio povero Claude. Io penso che tutto sia a posto per la riunione con la signora Goussard. Claude, io ho riflettuto molto su tutte queste cose. Ho riflettuto tutta la notte, non ho dormito quasi mai. Io vorrei che in qualche modo Colby risultasse tuo figlio invece che mio. Lo vorrei con tutto il cuore e sarebbe anche più giusto. Se mio, come ne sono sicura, allora tu non avresti mai avuto un figlio. Invece se tuo potrebbe prendere il posto di mio figlio ed essere nostro figlio. Ah, ah, io non so quello che vorrei. Vorrei che fosse mio ma che risultasse tuo. Perciò spero che la signora Goussard dica che è tuo figlio. Per me non c'è nessun bisogno. Io non credo nei fatti, tu sì. Questa è la differenza fra noi due. Non ne sono molto sicuro, sai, Elisabeth. Io mi sono sempre sforzato di credere ai fatti. Io ho sempre creduto che ciò in cui mio padre poneva fede fossero i fatti, potenza e ricchezza. Viceversa, sono arrivato a convincermi che quanto avevo interpretato in lui era ben altra cosa. Era un'idea, era un'ispirazione. E forse io sarei stato più fedele all'ispirazione di mio padre se avessi fatto quello che veramente avrei voluto fare. Non mi avevi mai parlato così? Perché? Non credere che non capisca, sì, so. So che tu credi che non capisca niente, forse hai ragione, ma vorrei che per una volta tu mi parlassi come se capissi. Arriverei a comprenderti meglio. Che cosa avresti voluto fare? Il vasaio. Non ridere. No. Non rido? Ma penso che è strano essere vissuti insieme per tanto tempo e non aver mai saputo che tu volevi fare il vasaio. Intendi dire fabbricare vasi e boccali come quelli della tua collezione? Sì, sì. Oh, ma a me sarebbe piaciuto tanto che tu facessi il vasaio, perché non me l'hai mai detto. Pensavo che non ti interessava. Io credevo a priori che tu mi avresti disprezzato se t'avessi detto veramente quello che avrei voluto fare. E io credevo a priori che tu ti interessassi solo di affari finanziari e che avessi bisogno di me solo come padrona di casa. Mi rendo conto che è un guaio che le persone sposate debbano pensare a priori a tante cose. Questa è un'osservazione molto intelligente, Elisabeth. Forse io ho creduto a priori troppe cose di te. E tu, che cosa avresti desiderato? Io? Ispirare un pittore e non ridere? No, non rido. O un poeta? Eh sì. Io credevo che Tony fosse un poeta perché scriveva delle poesie ed era molto bello. Mi sono accorta più tardi che i poeti non hanno l'aspetto di poeti e che i finanzieri non hanno l'aspetto di vasai. Io credevo con Tony di fuggire un mondo che aborrivo. Mi sono accorta troppo tardi che lui apparteneva a quel mondo che io volevo fuggire. Sì, ma era così banale. Colby è un artista. No, Colby è un musicista. Io sono un artigiano deluso e Colby è un musicista deluso. Io sarei stato un vasaio di second'ordine e lui naturalmente sarebbe stato un organista di second'ordine. Tutte e due abbiamo scelto l'obbedienza ai fatti. Credo anch'io di essermi sforzata di fare lo stesso. Ma... però è strano. Lo sai, Claude, che è la prima volta che parlo con te senza sentirmi stupida?
Mi sembrava sempre che non valesse la pena di parlare con me. E io pensavo che tutto quello che ti interessava fosse troppo profondo per poterne discorrere con me. La cura per la salute, l'arte moderna, purché fosse moderna, e poi la danza dei dervisci. La danza dei dervisci. Non essere assurdo, Claude. Non importa quello che dirà la signora Gusard. Basta che Colby sia soddisfatto. Qualunque cosa accada, sarà nostro figlio. Buongiorno, Sir Claude. Oh, buongiorno. Lady Elizabeth. Buongiorno, Eggerson. Mi dispiace di averla fatta venire a Londra con un preavviso così breve. Non lo dica, Sir Claude. Ormai non ho molte ragioni per venire. Ma abbiamo affari importanti qui, immagino. Eggerson, noi stiamo aspettando la signora Guzzard. Davvero? La signora Guzzard? E perché la sta aspettando? L'ho fatta venire qui. Mia moglie è sicura di conoscere questo nome, Guzzard. La signora Guzzard di Teddington. Non vi aspettavo che le fosse noto quel nome. Ha interrogato Colby. Adesso mia moglie è sicura che la signora Guzzard di Teddington sia la persona a cui è stato affidato suo figlio. Quale coincidenza straordinaria. Ah, sì, una coincidenza piuttosto straordinaria, a meno che lei non si sbagli. Claude, ti prego. E così ha concluso che Colby doveva essere suo figlio, ecco perché io ho chiamato qui la signora Guzzard. E ho dovuto dirle la verità, ma lei non ci crede. E Colby vuole conoscere i fatti. Ecco, Eggerson, ho voluto che lei venisse prima per spiegarle la situazione. E vorrei che fosse lei a dirigere questa seduta. Vuole mettersi alla scrivania, Eggerson? Come desidera, Sir Claude. Mi sento veramente più a mio agio dietro ad una scrivania. È una mia seconda natura. E le spieghi il fatto chiaramente. Le domande che lei farà, le farà unicamente per compiacere mia moglie. Capisco, Sir Claude. Capisco benissimo. Oh, scusatemi. Ero venuta a parlare con Colby. Ma Colby dovrebbe essere qui a momenti, però qui c'è una riunione che non ti riguarda, Lucasta. Ti dispiacerebbe di aspettare un momento? Ero venuta a domandare scusa a Colby, ma non importa, posso farlo un'altra volta. Sono contenta che lei sia qui, Eggy. Ho un annuncio da dare. Sposo B. Come? Sposi B? Ma credevo che oramai fosse già tutto fissato questo, no? Oh, sì, naturalmente, Claude. Credevi che fosse già tutto fissato. Questa era la soluzione ideale dal tuo punto di vista, per non avere più da preoccuparti di me. E io ero decisa a non sposarlo per farti dispetto. Ecco perché mi interessavo a Colby, perché tu pensavi che valesse troppo per me. Ti interessavi a Colby? E perché no? Era perfettamente naturale. Ma ora sono grata a Colby. Non fosse stato per lui, non avrei mai imparato ad apprezzare B. Ma Colby... Lucasta, se io avessi potuto immaginare ti avrei spiegato tutto. Colby è tuo fratello. Ma che intendi dire? Che Colby è mio figlio. Almeno così crede Sir Claude. Lascia che spieghi. No, 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 cara. Lascia che le spieghi io. Siediti, Lucasta. Ecco, vedi, qui c'è stato qualche equivoco. Mia moglie crede che Colby sia suo figlio. Ecco il motivo della riunione odierna. Noi aspettiamo qui la signora Guzzard, la zia di Colby. La zia di Colby? Lucasta, io avrei dovuto dirti tutto fin da principio, fin da quando Colby è venuto a stare qui, ma temevo che tu non sapessi mantenere un segreto e c'era una ragione per mantenerlo, ragione che oramai non esiste più. Ebbene, io non capisco. Ma quello che capisco però è il comportamento di Colby. Se lui sapeva. Sapeva? E perché non me l'ha detto lui stesso? Forse stava per farlo. Comunque ero certa che c'era stato qualche errore. Ma se lui sapeva di essere tuo figlio, deve essere rimasto esterrefatto quando io gli dissi che ero tua figlia. Ero venuta a domandargli scusa per il comportamento dell'altro giorno. Mi ha fatto capire che cos'era che desideravo realmente. B mi fa sentire al sicuro. Ed è questo che io desideravo. E poi, in un modo o nell'altro,
ho qualcosa da dargli, qualcosa di cui ha bisogno. Mentre Colby non ha bisogno di me, ha un suo mondo dove può scomparire da un momento all'altro. È proprio nell'attimo in cui si avrebbe più bisogno di lui. B è stato ferito dalla vita, come me, e possiamo aiutarci l'un l'altra. Io sono sicuro, Lucasta, che tu hai preso la decisione giusta. Anch'io sono sicura che hai preso una saggia decisione, Lucasta. Ti considererò come una figliastra e sarò lieta di accettare il signor Regan come genero. Grazie. Sono certa che lui apprezzerà un tale gesto. Ma a proposito, mi sta aspettando giù. Non credo che desideriate la nostra presenza alla riunione. Posso avanzare un suggerimento? Noi ci accingiamo a questo importantissimo colloquio, ma senza dubbio desideriamo festeggiare la coppia felice. Non potrebbero raggiungerci subito dopo, sarà tutto in famiglia. Giustissimo, Eggerson, sempre che Colby sia d'accordo, naturalmente. Mi fido di lei, Eggy. E poi con Colby voglio far pace. E allora chiamiamolo subito. Sono venuto troppo presto. Ho paura di essere diventato un poco impaziente nell'attesa. Colby. Non sono qui per interrompere la vostra riunione. Mi hanno detto di che si tratta. Ero venuta a vedere lei a domandarle scusa per la mia condotta dell'altro giorno. Domandare scusa? Le ho detto tutto, Colby. Ma perché dovrebbe domandare scusa? Perché sono certa di aver interpretato male la sua reazione. Non era da lei. È troppo distaccato per scandalizzarsi come io avevo creduto. Non è da lei disprezzare la gente. Non gliene importa abbastanza. Non me ne importa abbastanza? No. O è così superiore che queste cose non lo turbano, oppure è indifferente. Non ho detto insensibile. Ma è d'animo terribilmente freddo. Oppure c'è un fuoco che la riscalda, ma non è della stessa specie che scalda gli altri. Oppure è un egoista. O insomma, qualcosa di così diverso da noi altri da renderci impossibile giudicarla. Ecco com'è lei, Colby. Sono così, dunque. Ma io non lo so. Forse lei mi conosce meglio di quanto io conosca me stesso. Ma adesso che sa che cosa sono? So chi è. Nel senso che mi han detto che è mio fratello. Ciò che rende più difficile sapere che cosa è. Può darsi che non vi sia nessuno così difficile da comprendere come il proprio fratello. O la propria sorella. La difficoltà è tutta nel riconoscere i limiti della propria comprensione. Può darsi che il comprendersi come fratello e sorella venga col tempo. E forse un giorno potremo capirci a vicenda, ma in un modo diverso, che si rivelerà col tempo. E forse, chissà, potremmo essere più necessari l'un l'altra come fratello e sorella di come avremmo potuto esserlo con qualsiasi altra sorta di legame. Voglio che lei sia felice. Sarò felice se mi accetterà come sorella. Per la felicità che questo rapporto può portarci fra 20, 30, 40 anni. Sarò felice. Sto per sposare B. So che B le piace. Gli voglio molto bene. Sono lieto di sapere che sarà mio cognato. Io avrò bisogno di voi, di tutte e due, Lucasta. Significheremo qualcosa per lei, Colby. Ma bisogno non ha di nessuno. Addio, Colby. Perché dice addio? Addio a Colby come Lucasta lo conosceva. E addio alla Lucasta che Colby conosceva. Da allora siamo cambiati. Come lei disse, cambiamo continuamente.
Quando ritorno saremo fratello e sorella, o almeno così spero. Ebbene, in qualunque caso, addio, Colby. Addio, Lucasta. Cetaphil è studiata per le pelli più sensibili. La visita in attesa di Lucasta dovrebbe già essere qui. Mi dispiace di rovinare l'effetto drammatico di poco fa, ma sembra non ci sia nessuno ad aprire la porta. Ho aperto io una persona, deve essere la signora Bouzard che state aspettando. Buongiorno, signora Bouzard. Lei mi deve scusare, ma temo vi sia stata una certa inadeguatezza domestica. Lei mi deve scusare. Credo di essere stata puntuale, ma non mi è spiaciuto affatto aspettare, Sir Claude. Io so che lei è sempre molto occupata. Permetta, signora, che io le presenti innanzitutto mia moglie, Lady Elizabeth Mollimer. Buongiorno, signora Bouzard. Lei non mi conosce, ma io so tutto di lei. Abbiamo più cose in comune di quanto lei possa supporre. Allude a Colby, immagino. La cosa riguarda Colby. E questi è il signor Eggerson, il predecessore di Colby. È stato mio confidente e posso dire mio amico per diversi anni. E ho voluto che fosse presente. Spero non le dispiace, vero signore? Perché dovrebbe dispiacermi, Sir Claude? Ho sentito molto parlare del signor Eggerson da Colby. Io sono lietissima di fare la sua conoscenza. E ho pensato di affidare a lui la guida del procedimento. È persona dotata di tatto e di discrezione come nessun'altra. Certamente, Sir Claude, se tale è il suo desiderio. Ma l'argomento di questa riunione riguarda Colby, immagino. È dunque così delicato? Sì, proprio così lo chiamerei, signora Bouzard. Mi sembra, Sir Claude, che sia giunto il momento di aprire la seduta. La prego, Eggerson. E allora diamo inizio. Prego, signora Bouzard. La questione riguarda, come ella ha immaginato, il signor Simpkins. Riguarda anche il problema della paternità. O della maternità. Ma ti prego, Elizabeth, lascia parlare Eggerson. Non la capisco. Le cose stanno così, signora Bouzard. È soltanto di recente che Lady Elizabeth ha sentito pronunciare il suo nome dal signor Simpkins. Restò colpita da tale nome e dal fatto che lei abitava a Teddington. Ma ora dobbiamo tornare indietro di molti anni. Lady Elizabeth, prima del matrimonio, ebbe... Un figlio. Ebbe un figlio che non poté, date le circostanze, riconoscere. Ciò accade assai di frequente, signora Bouzard. Mi risulta che sia accaduto qualche volta. Il quale... fu preso in custodia dal padre, o più esattamente fu affidato alle cure di una baglia. Ma disgraziatamente il padre morì all'improvviso. Sì, fu investito da un rinoceronte nel Tanganyika. No, questo non c'entra, Elizabeth, ti prego, lascia parlare Eggerson. Il padre morì all'estero. Lady Elizabeth non conosceva il nome della signora che aveva preso in custodia il bambino, o meglio, se l'era dimenticato. E così rimase per lunghi anni priva di qualsiasi indizio, sino all'altro giorno. Capisco. Ho avuto anch'io un bambino. L'ho perduto. Speriamo che suo figlio possa essere restituito. È precisamente a questo che miriamo, signora Bouzard. Ecco perché Sir Claude l'ha pregata di essere presente. Lei crede che io sia in grado di aiutare? C'è una vaga possibilità. Come le ho detto, Lady Elizabeth giorni or sono udì fare il suo nome... E il nome le sembra familiare. Davvero? Non è un nome molto comune. Conosce qualche altra signora Bouzard? Nessuna. Ora io devo rivolgere una domanda più delicata. Ha mai preso in custodia un bambino, cioè di genitori a lei sconosciuti, in simili circostanze? Sì. Sì, presi un bambino. Mio marito...
Io non avevamo figli allora ed eravamo anche assai poveri. Ci si offrivano quindi due vantaggi. E conosce il nome del padre o della madre? No, né l'uno né l'altro mi furono detti. Il bambino ci fu portato da una terza persona, per mezzo della quale poi mi furono versati pagamenti mensili. Le condizioni erano soddisfacenti? Molto soddisfacenti finché il denaro fu versato, però... Perché i pagamenti furono bruscamente interrotti? Molto bruscamente. Fu quando successe la disgrazia, Tony. Io fui informata che il padre era morto senza far testamento. Era trascuratissimo. E gli altri eredi non riconoscevano responsabilità di sorta. La madre, suppongo, avrebbe potuto accampare qualche diritto se fosse riuscita a stabilire la paternità. Ma io non sapevo chi fosse, che cosa potevo fare. Lo vedi, Claude? Ti si schiarisce tutto, Colby? No, no, non essere ancora sicura, Elizabeth, ti prego. Non ci sono dubbi. Colby è mio figlio. Colby è suo figlio, Lady Elizabeth. Vuol forse suggerire che ho custodito un suo bambino e ingannato Sir Claude fingendo che appartenesse a lui? Il punto è questo, signora Guzzard. Mia moglie è convinta che Colby sia suo figlio. Io so che è mio e l'ho invitata qui per questo, perché lei glielo dica, signora Guzzard. In me non c'è ombra di dubbio. Colby è mio figlio. Posso versare una goccia d'olio sulle acque burrascose? Domandiamo alla signora Guzzard che ne è stato del bambino che aveva in custodia e che poteva essere quello di Lady Elizabeth. Oh, questo è un suggerimento molto ragionevole, Eggerson. La ringrazio. Molto bene. Ce ne siamo separati. Un caro bambino. Io ero felice di averlo con me finché il denaro mi fu versato, ma non potevamo permetterci il lusso di allevare un bambino quando i pagamenti cessarono. E che cosa ne ha fatto? Avevamo certi vicini senza figli, desiderosi di adottarne uno. Si erano molto affezionati al bambino e così lo adottarono. Poi lasciarono Teddington e li abbiamo persi di vista. E conosci il loro nome? Sì, certo, conosco il loro nome. È come il mio, piuttosto insolito. Forse sarebbe possibile rintracciarli, si chiamano Regan. Come? Si chiamano Regan? Sì, R-E-G-H-E-N, Regan. Bravissima gente, sa, non conformisti. Immagino che il bambino avesse un nome di battesimo. Quando ce lo portarono, non c'era niente che dimostrasse che il bambino era stato battezzato. E quindi lo battezzammo noi, sotto condizione. E quale nome gli fu imposto? Chiamammo il bambino Barnaba. 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 Ma non c'è mai stato un nome simile nella mia famiglia. E credo nemmeno in quella di Tony. Ma perché dopo si è chiamato Colby? Ma no, Elizabeth, non si tratta di Colby. Ma non capisci, non capisci chi è. Fu mio marito a scegliere il nome. Ci eravamo sposati nella chiesa di San Barnaba. Immagino che Barnaba sia Colby. No, Elizabeth, no. Barnaba è Barnaba. Senta, signora Guzzard, io devo spiegarle questa situazione. Io ho un giovane collega molto promettente, il cui nome è Barnaba Regan. Barnaba? Sì, sì, Elizabeth, qualche volta è costretto a firmarsi col nome completo, ma il nome non gli piace, chissà perché, e allora noi lo chiamiamo semplicemente B. B? Ma è un bellissimo nome, Barnaba. Dovrebbe esserne orgoglioso. Ma quanti anni ha questo Barnaba? 30 circa. Barnaba dovrebbe averne 30. Avrò sbagliato i calcoli. Oh, non mi sorprenderei, sai, Elizabeth. Che anno era? Oddio, sono così confusa col fatto che Colby è Barnaba. No, non è Barnaba. Mi ci abituerò. Ma B sta aspettando da basso. Non è questo il momento di farlo venire su? E anche Lucasta? Un eccellente suggerimento, signor Simpkins. E adesso, se lei è d'accordo, Lady Elizabeth, potremmo interrogare il signor Regan in merito ai suoi genitori. E se i signori Regan sono ancora vivi, la signora Guzzard dovrebbe essere in grado di riconoscerli. E questo proverà che Regan, questo signor Regan, è mio figlio? Io credo proprio, Elizabeth, che tu abbia ritrovato tuo figlio. Soggetto a conferma. E al fatto che possa abituarmici. Ho detto loro di prepararsi a una sorpresa. Barnaba? Lei si chiama proprio Barnaba?
Ebbene, sì, è così. Gliel'ha detto lei, Sir Claude? No, no, vi è stata la signora Guzzard a rivelarglielo. Ecco, questo è il signor Barnabé Regan, la signora Guzzard. E questa è mia figlia Lucasta. Ma come faceva la signora Guzzard a sapere il mio nome? I suoi genitori sono il signor Alfred Regan e signore? Sì, sono loro i miei genitori adottivi. E un tempo abitavano a Teddington? Credo di sì, ma perché le interessa? Lady Elizabeth, io credo proprio che questo sia suo figlio. Signor Regan, sono vivi i suoi genitori adottivi? Abitano nel Kent. Ma perché vuol saperlo? Perché credo, Barnaba, che tu sia mio figlio. Potrà naturalmente ottenere conferma di questa interessante scoperta mettendo i suoi genitori a confronto con la signora Guzzard. Tocca a loro confermare di averla presa da bambino dalla signora Guzzard, alla quale pare fosse stato precedentemente affidato. Io non so in realtà che tipo di emozione io debba dimostrare. Non hai più bisogno di usare un tale linguaggio, B. Di' soltanto che sei imbarazzato. Ebbene, sono imbarazzato. Se Lady Elizabeth è mia madre... Non c'è dubbio. Sono tua madre. Ma mio padre chi era? Morì per una disgrazia quando eri molto piccolo e per questo fosti adottato. Ma che faceva? Era un finanziere? No, 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 no. Non era bravo nei numeri. La tua capacità in affari ti deve derivare dalla mia famiglia. Ebbene, dovrò abituarmici. Ma mi piacerebbe sapere come dovrei rivolgermi a lei, Lady Elizabeth. Sai, io sono sempre stato avvezzo a considerare la signora Regan come mia madre. Beh, per evitare ogni confusione, d'ora in avanti mi chiamerai zia Elizabeth. Sarà certamente più facile. Devo conoscere i Regan, Claude. Bisogna invitarli a pranzo. Ah, certo, si capisce, Elizabeth, certamente. Però Lady Elizabeth, cioè zia Elizabeth, se io la chiamo zia Elizabeth, le dispiacerebbe molto chiamarmi soltanto B? B? Ah, sì, sì, come ti fa piacere, Barnaba. Lucasta, sono felice che annunciate il vostro fidanzamento. Mi occuperò io del tuo matrimonio. Lady Elizabeth, dunque lei è persuasa. Persuasa? Di che? Ah, signora, non avevo timori. Temevo soltanto che ci fosse stata un po' di confusione. E io temevo vi fosse stata confusione nella sua mente tra il significato di confusione e di impostura. Ma mi pare che oramai non vi siano più confusioni di sorta. Io sono sicuro che mia moglie è convinta e i genitori del signor Regan confermeranno ogni cosa, immagino, vero? Questo interessa a me quanto a tutti voi. E adesso, Colby, io devo domandare a te. È stato esaudito il tuo desiderio? Ma Colby, signora, desiderava semplicemente sapere la verità. Ma questa è una domanda strana, zia Sara, alla quale non posso dare che una strana risposta. Sir Claude ha ragione. Io desideravo sapere la verità, quale essa sia non importa. Tutto quello che volevo era liberarmi dall'assillo del sapere che il fatto esiste e non lo si conosce. Ma un fatto in se stesso non ha molta importanza una volta che lo si è conosciuto. E non avevi preferenza tra un padre o una madre? Io non ho mai conosciuto né padre né madre. Per B è diverso. Lui ha avuto i genitori adottivi, quindi è in grado di accettare un'altra parentela. Che mia madre riposi in pace. Quanto a mio padre, ho un'idea di padre. Mi è venuta solo ora. Mi piacerebbe un padre che io non avessi mai conosciuto.
e che adesso non potessi conoscere perché era morto prima della mia nascita o prima di quanto io possa ricordare. Di cui non potrei venire a sapere nulla se non per sentito dire o attraverso qualche documento, fotografie sbiadite. Una comune creatura, la cui vita potrei perpetuare in qualche modo, essendo la persona che a lui sarebbe piaciuto di essere e facendo le cose che lui avrebbe desiderato di fare. E di chi vorresti essere figlio, Colby? Di Sir Claude? Oppure il figlio di un altro uomo, oscuro, silenzioso? Il figlio di un morto, Colby? Di un uomo oscuro e morto. Bene. Il tuo desiderio sarà esaudito. E quando sarà esaudito, dovrai venire a patti col tuo desiderio. Avrai un padre morto e che non conosci. Ma che cosa intende dire, signora Guzzard? Colby non è suo figlio, Sir Claude. Chi era mio padre, dunque? Herbert Guzzard. Sei il figlio di un musicista deluso. E chi era mia madre? Lascia che tua madre riposi in pace. Io fui tua madre. Ma preferisco restare tua zia. Così sarà esaudito il tuo desiderio di non avere madre. Ma signora Guzzard, ma questo è impossibile! Lei intende aver sostenuto questo inganno per tanti e tanti anni. Ma perché, signora Guzzard, avrebbe dovuto ingannarci? Perché? Signora Guzzard, ma può provare la verità di questa sua dichiarazione? Certificato di nascita. Herbert e Sara Guzzard, un figlio. E che ne fu di sua sorella e del bambino? Certificato di morte. Il bambino non nacque mai. Ma io non ci credo, io non assolutamente crederci. Signora Guzzard, lei sta inventando questa finzione in risposta a ciò che Colby ha detto di desiderare. Ma come, lei intende aver sostenuto questo inganno per 30 anni? No, non è possibile, signora Guzzard, io non ci credo. Non avevo nessuna intenzione di ingannarla, Sir Claude, finché non si ingannò da sé. Quando lei partì per l'America, mia sorella aspettava un bambino. Fin qui tutto è vero. Anch'io ne aspettavo uno. Questo lei lo ignorava, non la riguardava del resto. Come ho detto poco fa, mia sorella morì prima che il bambino nascesse. Lei era così lontano. Al suo ritorno lei venne subito da me. Vide il bambino, dedusse che fosse il suo e fu così felice che io non ebbi il coraggio al momento di disingannarlo. E più tardi pensai... Perché no? Anche mio marito era morto, ero rimasta molto povera. Se io avessi confessato che il bambino era il mio, che avvenire gli era riservato? Più tardi mi spaventai di quanto avevo fatto. Per quanto non le abbia mai detto, questo bambino è suo. Temevo che mi avrebbe domandato il certificato di nascita, ma non l'ha mai domandato. Ed è così che siamo andati avanti. Ma tutto questo è orribilmente plausibile, ma non può... Non può assolutamente essere vero! Sir Claude, le direi tutto questo se non fosse vero. Nel dirle la verità, io sacrifico tutte le mie ambizioni per Colby e sacrifico anche il mio sacrificio d'allora. E questo è un sacrificio anche più grande di quello che feci quando lasciai che lei lo riconoscesse per suo. Ma le par poca cosa vedere ridotta a niente l'ambizione della mia vita. Quando cedetti il mio posto di madre, ho dato a lei qualcosa che non potrò riavere mai. Ti credo. Devo crederti. Questo mi dà la libertà. Ma Colby... Se anche questo dovesse essere vero, che almeno non cambi i nostri rapporti, almeno non cambi,
quelle che erano i nostri patti. O forse, non so, forse li migliorerà. Forse noi saremo più contenti insieme se tu saprai che io non sono tuo padre. Io non lo so. Io lo accetterò. L'essenziale è che tu rimanga con me. Grazie, grazie, Sir Claude. Lei è molto generoso, ma è diverso. Finché adesso io so chi era mio padre, no? E allora mi accontento di seguire mio padre. Ma che cosa intendi? Voglio essere organista. Non mi importa il successo. Prima miravo troppo in alto, al di là delle mie capacità. Ma mio padre era un organista fallito. E io, appunto, mi accontento di seguire mio padre. Ma, Colby, non ti ricordi di una conversazione che abbiamo avuto quando noi condividemmo le nostre ambizioni e condividemmo le nostre delusioni? Ma quella conversazione basterebbe da sola a provarmi che tu sei mio figlio, perché tu esprimesti esattamente quelle che furono le mie esperienze. Ma continua pure a credere che io non sia tuo padre. Io lo accetterò, non avanzerò pretese di sorta nei tuoi riguardi. Noi abbiamo provato la stessa disillusione. Bene, io intendo che noi la sopportiamo nel miglior modo possibile. No, 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 Sir Claude, no. Mi è odioso farle del male come gliele sto facendo, ma è diverso. Finché credevo che lei fosse mio padre, io ero pronto a seguire le sue medesime ambizioni e nel medesimo tempo ad accettarne il fallimento. Lei aveva dinanzi a sé suo padre come modello. Sa quale sia la sua eredità. Ma adesso io conosco la mia. Figliolo, io non ti chiederò di pensare a me come a un padre. Io ti chiedo semplicemente di considerarmi un amico. Ma ugualmente lei penserà a me stesso, a me come se fossi suo figlio. E non esistono rapporti tra padre e figlio se non dalle due parti. Se lei mi considerasse come farebbe suo figlio, mentre io non potrei considerarla mio padre. Se accettassi questo, io sarei colpevole verso di lei. Io le voglio molto bene, sa. Lei è diventato un uomo senza illusioni su se medesimo e senza ambizioni. Adesso che anch'io ho abbandonato illusioni ed ambizioni, non rimane che amore. Ma non per mezzo di una finzione. Ecco perché devo lasciarla. Ma Eggerson, le riuscirebbe di persuaderlo? Non mi attenterei. Il signor Simpkins sa quello che vuole. Non è vero, signor Simpkins, che ciò che lei desidera è di essere organista in una chiesa parrocchiale? Sì, è questo che desidero. Se qualcuno mi accetterà. So per l'appunto di un posto libero nella mia parrocchia, a Joshua Park. Ma lei crede che mi prenderebbero? Ne sono sicuro. Sono io il rappresentante del vicario. Beh, mi piacerebbe presentare la mia candidatura. Lo stipendio è basso. È bassissimo, temo. Insufficiente per vivere. Dovremo trovare altri mezzi per arrotondare le rendite. Che so, le lezioni di pianoforte come misura temporanea. Signor Simpkins, io spero che non consideri la mia un'impertinenza. Ma non la vedo trascorrere tutta la vita come organista. Io credo che scoprirà in lei un'altra vocazione. Signor Eggerson, io non so vedere le cose dal suo punto di vista, essendo stata personalmente moglie di un organista. Io suppongo che questo colloquio si possa concludere ormai. Se lei mi scusa, Sir Claude. Come? Scusarla? Sì, sì, sì. Tornerò a Teddington, Colby. Mi chiami un taxi per andare alla stazione?
chiamarti un taxi. Subito, zia Sara, ma dovrei anche accompagnarti a casa. A casa? No. Soltanto fino al taxi. Poi ti dirò addio. Tutti avete avuto il vostro desiderio esaudito, in una forma o nell'altra. Lei ed io, Sir Claude, fummo esauditi 28 anni fa, ma non abbiamo saputo accorgerci, quando fummo esauditi, di una clausola del contratto che fissava una scadenza. Cosa diceva? Ah, sì. Arrivederla, signora Guzzardo. Cos'è accaduto? Cos'è accaduto? Tornerà, Colby? Mio povero Claude. Sa, Claude, credo che tutti noi abbiamo commesso il medesimo errore. Tutti, tranne Eggerson. Tranne me, signor Regan. Volevamo che Colby fosse qualcosa che non era. Questo vale per me e per te, Claude. Dobbiamo sforzarci di capire i nostri figli. E noi vorremmo capire voi. Cioè intendo includervi tutti e due, Claude e zia Elizabeth. Lo sa, Claude, che tanto Lucasta quanto io vorremmo tanto significare qualcosa per lei, se ce lo permettesse. E ci assumeremmo l'impegno di significarlo davvero. Lucasta, non mi lasciare.